E buongiorno a tutti, rieccoci live. Quest'oggi con me Federico Sala che urla come una signorina e Mirko. Uololo. Mirko che giudica Federico in silenzio. Carina Però questa, eh? dobbiamo tenercelo così. Ma sì, anche perché ogni tot dipendenti non pagati, se abbiamo uno con dei problemi psicologici, ci togliamo tutte le tasse possibili e immaginabili. YouTube ti Esatto, dà la 104, pensa. Cosa? Gli sgravi fiscali. YouTube ti paga la 104 per me, pensa. Beh, Beh, da qualche parte, l'ho pure incassato da qualche parte. Qua stiamo facendo tutto pro bono, un disastro. Ok, fantastico. perfetto. Direi che possiamo partire. Abbiamo qua una partita degna di nota. Landini con primo ordine e Carone con i Nantex. Ah, Ovviamente Nantex! non separatisti, ma Nantex. Volevo puntualizzare Sì, questo. giusto. Sono fazione a parte ormai. Sì, ormai fa una funzione a parte. Ok, perfetto. Partiamo con la partita. Quindi abbiamo un Landini con la lista Kylo Ren, Blackout e Null. E dall'altra parte abbiamo i vari Nantex con Sunfac, che anche è Snare, Predatore, Chartex, Ciaccia, per gli amici, Ciao ciao. Ciaccia, e i due Patternacchi, che sono isti. Petronè, chi è io? Patternacchi, adesso diamo due colori, se no Mirko mi insulta. Allora, giallo per Porca Kylo. miseria, ero già pronto. Rosso per Blackout. Giallo per Patranacchi. Per Patrizio. Patrizio, famosissimo amico. Guarda, credo che Kylo Ren sia rosso, sai, Matti. Ta ta ta. Eh sì, perché c'è Extreme Maneuvers. Boom. Oh Boom, shit. Madonna. What the fucking eye. Vedi che ero più simpatico io a romperti le palle per i colori. Tra l'altro, ieri ho potuto ammirare che da un po' che non entravo tutti i token nuovi. Che belli scudi con scritto Zena, le Ragazzi, forze. abbiamo Paolo che è la nostra macchina Grande da guerra Paolo. ufficiale e fa grandi cose. Beh, benvenuto Fede, alla terza settimana. È vero. Tra l'altro, il timer è già avanti. Sì, allora, le partite sono velocizzate, Ah, quindi ok. il timer, le partite sono leggermente più corte in modo da poter streamare tutte e non caricare troppo i nostri commentatori. Onesti. Giallo ciao ciao. Via. Tra l'altro, sta partita sono curioso di vedere quanto Blackout sarà utilizzato oppure quanto ha pagato semplicemente il numerino 5 sulla carta. Quanto la sua abilità funzionerà, ecco. Secondo me ha pagato solamente per avere il 5 su Silencer, che va bene così, insomma. Tanto salutiamo Patrizio Doccisi che ci saluta con le manine, Vito Mazzotti che dice io sempre presente ormai è una droga. Grande Vito! Dai, almeno hai una droga Grande Vito. gratuita, non ti costa niente. Scuso l'internet, ma non ti costa nulla, dai. Poteva andarti peggio. Oltretutto, ragazzi, cioè, ma quella nave lì perché lei è in fondo? Potenza. Nel He goes senso. fast. Ha slammato, credo. 5 dritta, slam e 5 dritta. Un blackout velocissimo. Bellissimo. E quindi ricordiamo che questo era il tavolo 1 della terza settimana, quindi si affrontavano i primi due giocatori, i Sì. I pro player, diciamo, insomma. pro players, Tanto abbiamo Null, con... come piace a lui. Intanto facciamo un po' di marchette, nel senso che Ottimo. da sabato o da lunedì prossimo, stiamo un attimo lavorando sulle grafiche, per quello che ci possiamo fare, manderemo in live tra le partite delle pubblicità progresso per fazione, mandatela voi. Quindi se volete partecipare, potete partecipare. Come funziona? Funziona che ognuno fa una pubblicità progresso nella quale dovrà convincere gli altri a giocare la propria fazione. In modo scherzoso, dovete metterci la faccia, in modo che siete riconoscibili. Dopo li manderemo. A marzo metteremo una playlist apposita con solo i video pubblicitari. Per tutto marzo, dovrete far sì che vengano votati. Il video che ha più like al 1° di aprile verrà decretato il vincitore e il vincitore vincerà
gli pagheremo il primo torneo nazionale italiano di X-Wing in live. Micchia. Verrà pagato dei giochi corsari. Oppure uno schiaffo vince. Volendo può anche vincere uno schiaffo da tutti i giorni. Se vuole rinunciare. Quindi anche un modo per voi, per vincervi il primo torneo fisico, che ci sarà, non sappiamo ancora quando, ma quando ci sarà ve lo pagheremo noi, se vincete questo contest. Cioè praticamente paga di più il contest che il torneo. Sì. Non scherzo. Però sì. Come quel meme che dice, well, yes, but technically no. Tanto chi ci dice Marco Carrone è sponsorizzato da Bubba Gump Shrimp Company, Bubba Gump Gamberi di Forrest Gump, che dice separatista è chi separatista fa. Porca miseria, devo vederlo film. Cosa? Come devi vederlo? Forrest Gump è uno di quei film che volevo vedere quando sarei entrato in casa, e è un po' lungo, quindi devo ancora. Cazzo, raga, disastro, che devo dirvi. Vabbè. va bene la giovane età, ma minchia, mi parlano bene, mi dicono. Guarda, film di merda, lascia perdere. Lo guardano tutti, okay. Solo per insultarlo, lascia perdere. Ok. Porca puttana, che buoni gamberetti. Comunque, piccolo topic. Cosa mi tocca sentire? Chi non piace. Sì, no. Se a qualcuno non piace i gamberetti, se ne va dalla chat, grazie. Perché? No, non lo so, ha deciso la sua crociata, no? Per mangiare gamberetti. Guarda le manine che si stringono, un abbraccio, che carini. Ma cioè, io vedo un po' male quel blackout così. Sì, proprio cattivissimo nel mondo. È stata la corrente. Ci credo che non lo vedi. Coglione, mi mancava. Sante. No, ecco, infama. Quando Fede ha detto è saltata la corrente, ho detto oddio, è saltata di nuovo nel suo palazzo come l'altra volta. Cattivo. Invece no, lì è blackout. Ma si sparano i primi dadi e sono cattivissimi gli insettoni. Blackout usa occhio e schiva quello che c'è da schivare. Ed è il turno di ciao Blackout, ce la fa, basta, schiva tutto, manco avesse la forza. Perdonami Fabrizio, ci sono tanti film da vedere, pur mi vida loco. Beh, però ho recuperato Matrix l'anno scorso. 40 anni. Vabbè, raga. E magari, cioè, capisci, se anche lamentato del comparto tecnico non all'altezza del 2020. Ma sicuramente. No, anzi, è molto avanti. Porca puttana. Con chi mi tocca commentare, ragazzi? Hai visto? Buonasera, Cecconi-chan. Buonasera. I registi di Matrix hanno fatto in tempo a diventare le registe, quindi sì, cioè, sì. Una transizione. Immagino che non hai visto neanche Sense8. No, Sense8 l'ho visto. Ah. La serie? Sì. Sì, la serie, quella l'ho vista. Ok. Carina, però poi col film hanno voluto un po', sì, l'ultimo per tagliare, diciamo. Gli hanno tolto i soldi. Sì, esatto. O fate il film o vi attaccate al glande. Un po' così, non... però era bello. E non avendo più il glande, loro... è un problema. Esatto, non lo abbiamo più. È stato sensazionale. Perché l'ho invitato, Matti? Forse devo chiederti. Mirko. Comunque, intanto c'è un tractor qua, attenzione. Blu, si sposta. Blu, no, ci prova. Ci spera. Tac. Un ciaccia che dice da qui non passi, e invece Blackout dice bye. Ha voluto confondere l'avversario. Non era ancora nato. Cosa? C'è Fabrizio che mi chiede se ho visto E.T. Non ero neanche nato quando è uscito. Cosa c'entra? E poi non l'ho recuperato. Che cazzo c'entra? Quindi tutti i film che sono usciti prima della tua nascita tu non li guardi a prescindere. Ecco.
Esatto. Dovrò farli dopo, bastardi. Ma porca. Fosse stata una marca di preservativi, vendeva molto, sicuramente. Che cosa, ti? No, Sense8. Ci sta. È vero. Proposta di Fabrizio, ci sta. Ha tutto un senso. C'è tutto un grande... Sono curioso di vedere Nal, ragazzi, voglio vedere cosa combina. Comunque mi piace questo blackout che ha cercato di farsi incorrere, tanto gli altri due tipi vanno contro i Nantex. Carina come idea. Poi non so quanto possa perdurare, cioè possa essere utile nel tempo, però... Ho visto approcci peggiori. Null. Vai! Ricordiamo al momento fa il figo agenda di iniziativa 7, esatto. Mi pare. Yes. Super asso. Super asso. Scusate, sono un attimo assente, ma sto impostando il lavoro per dopo. Si prepara un bel calcolo. Registrare. E certex. No, Sanfuck, facci sognare. Son fuck. Rerolla. Ne passerà. Ah, no, schiva tutto. Pensava di avere focus, ma non ce l'aveva. Kylo va a funghi. Buoni. Kylo troppo lontano. Ok, rieccomi. Non lo spara. Sapeva. Porca miseria. Che schicchere. Intanto Vito Mazzotti dice anche che devi recuperare i film come La spada nella roccia e l'altro, secondo me, un must have è Mio marito davanti e dietro tutti quanti. Si parla di classiconi, dice. Scusate se interrompo il vostro momento cinema, ma Blackout ne ha presi come tanti e tipo sì, ha più due vite. Proprio. Con un critico. Mentre voi facevate Nuovo Cinema Paradiso. 36 punti, 35 punti per Carone, è un critico su Blackout che non vediamo. Era un doppio danno. Credo sia il doppio danno. Ah, ok, perfetto. Simpatico, bello. Mi voglio forte sì. Differenza. Ma la legge, del la legge del doppio danno non fa sconti a nessuno. Farei una petizione per dimezzare il numero di doppi danni ma mettere dei tripli danni. Che bello, mamma mia, che bello, che gioco interessante il tuo. Quando lo credi, dimmelo, cambio stato. Che merda, sì, abbastanza. I tripli danni, bello, mi piace. Pum pum pum. Oppure pam pam pam, come dice Piero. Pam pam pam. Ci ascolta. Salutiamo, ci ascolta, Piero. Ciao Piero. Tranquillo. Abbiamo alcuni elementi che non ci ascoltano a prescindere. Perché sono senza orecchie, poverino. Sì, perché si erano persi in guerra. Piero non ci ascolta. Michele Battaglia non ci ascolta mai. Ah, Michel, il naso è diverso. Dissing in diretta. Ai 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 ai. Stonks. Vamperino. Ai 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 ai. La legge della 5 dritta. No, sbaglia, ma... Almeno questa la conosce. È una canzone. Non occupa troppo tempo, può farcela. Dai, è il momento di vedere Outmaneuver su Blackout. Dai, dai, facci sognare. Toglimi quel dato di difesa, bastardo. Vai, merda. Vai, merdaccia. Cioè, potenzialmente, se Blackout riuscisse a mettersi per far triggerare Outmaneuver la sua abilità, sarebbe tipo Dio, però, cioè... Sì. Tanto Vito ci comunica che la scorsa settimana ha preso 3 doppi danni di fila, minchia. Che immagina sia record europeo. Per fortuna giocavo elefanti con 9 scafi. No, Vito, mi dispiace, ti ho battuto con 5 doppi danni presi in una partita. E giocavo... Volturo. Adesso arriva Mirko, io ho preso 32 di doppi danni. No, ma ti ricordi che tipo la penultima volta Fede ho fatto quella roba tipo
quello che fa diventare tutti i danni critici, quello che quando prendi un critico prendi un danno, se prendi un critico hai doppio danno, tipo una combinazione di 5 danni così, subendo due hit, tipo. Non c'è capito più un cazzo a questo punto, metteva carte a caso, tanto sapeva che prendeva qualcosa. Sì. Ah, proprio, tanto sì, dai. Tanto taglia avanza, che faccio, tanto. Lascio? Qua rischia, secondo me. Null così con dietro su un fuck. No, non è su un fuck, io lo perdono. Con il col chat, con il patronarchi. Il patronato, cosa? Il patronato. Sì. Riuscirà a toglierlo dall'arco? No, lascerei lì, sai. Tira 5 sun fuck lì, giusto? Tira tanto. Sì, qua ci sta, ottimo, lascerò lì. Ti mostro la carta. Eh sì, 5 dadi rirollati bene, sì. Che pizza. Potrebbe salutarci Blackout, maybe. I know, maybe. Tanto Null ottiene calcolo per sempre. Mamma mia. Madonna, però. Mamma is mia. This? Mamma is mia. Is this Daniele Ravizza? Gomo Blackout, you are drunk. Ma questa violenza è davvero pesantissima. Sì. Io però il focus l'avrei speso solamente per il gusto di girare 5 dadi. Ma... poi magari moriva nell'iperspazio, però c'è Wayne. Mamma mia, Blackout, che brutta fine, ragazzi. Che brutta fine. Garantirti che moriva. Se l'hai rischiata, Più garanzia di così. No, perché non avendo speso il focus, metti che li schivava entrambi. Ne prendeva un critico solo e rimaneva con una. Invece lui probabilmente ha detto, io mi tengo il focus perché non si sa mai. Però se lo spendeva, entrava 5 e schivava 2, matematicamente moriva. Questo è vero. O magari l'ha speso e l'ha detto che lo spendeva e non l'ha tolto, ecco. Non lo sapremo mai. Babba via. Murun. Basta, sunfuck, troppo forte. Io lo aumenterei Esner a 28 punti. Domino, più IVA. 4 punti Nantex. Nantex con Predator e Crackshot è sempre meta, facciamo giocare 2, basta, massimo. Ma credo che poi l'abbia... il focus c'è o non c'è? Le manine se lo litigano? Litigano su questo! Cioè Tommaso glielo mette, Marco lo toglie. L'altro vedi un film porno, giusto? Sì. È il sequel nella spada della doccia. Della spada nella doccia. Ok, è quello. Tra l'altro immagino la quantità di bestemmie in fiorentino che stavano volando in questo tavolo. Belandini, poi il Belandini non bestemmia mai, quindi... persona... Sono tranquillo. Sì, no, è rilassato. Però Kylo ha ancora le schivate nelle mani. Molto bene, interessante. E beh, direi che vediamo come va a proseguire, perché... mamma mia. Beh, sappiamo che Kylo può fare 200 punti se vuole. Può fare miracoli, quello sì. Ma devi anche remare un sacco per farli. Rema. Poi vi state scordando che Tommaso gioca null dal bianco, cioè da solo. No, sì, vabbè, ovvio. Anche perché nessuno... No, attacca null! Cosa? Attacca null! Non devo attaccare, attacca null! È così che funziona poi. Nessuno poi gli spara. Esatto. Scusate. Mi impicco. Tranquillo. Ti sopportiamo anche così. Anche così. Grazie. Figura. Ma nessuno qua ha voglia di Mikado? Cazzo, come mi è venuta voglia di Mikado? Aiutatemi. Non ce l'hai in casa? No, non ce l'ho. Mi è venuta la voglia. Porca miseria. Vai su Glovo e ti ordini di Mikado. No, ordini di Mikado su Glovo. Lo mandi al supermercato, quindi ti compra Mikado, sei contento. Giusto, quello è vero. Tipo 1,50 di Mikado e 5 di servizio. Ma tipo un euro di servizio, quindi alla fine. Dopo devo andare a prendere il pane stasera, hamburger, raga. Niente pasta, non ti vergogni. No, stasera no, va, 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 tutti i giorni.
E non ci inviti, brutta persona. Sei un merda. È un disastro, perché Mati ha problemi allergici, poi rischio di ammazzarlo. Mi viene molto bene, tra l'altro, come cosa. Quindi... L'uomo che no. Morirà facile. Wow, extreme maneuver, raga. Ah, l'uomo che moriva facile è Blackout. Ah, sì. Ups. Ups. Questo era cattivo. Quanto è molesto Sunfack con Snare. Mamma mia, quanto è molesto. Meno male che c'è solo uno a Snare. Prima c'erano tutti, concettualmente. Quindi... Mi ricordo quando giocavo contro di te non ci capivo niente. Ogni volta era... Ma sì, fai, Matti, fai. Poi mi dici, Matti, mi fido. Era bello quando mi autospostavo le navi che triggeravate. Quello me lo ricordo molto bene. Sì, una volta mi hai tirato una U fuori dal campo e lì, anche lì parlacce. Povera la mia ala U, innocente. Non l'ho buttato fuori tramite il tractor, ma l'ho messo in posizione che comunque me la facesse andava fuori dal campo. Ecco, di cancro. Che poi si dice va che bene, intanto. Nel frattempo, Sunfuck sta sparando a Kylo. No, Kylo buone. Troppi, Kylo! No. Ecco. Kylo è l'uomo che schivava sempre. Che schivava sempre, salutava sempre. Eh sì. E adesso è chiamato agli straordinari, cercare di togliere gli insettoni dal campo. C'è cosa più brutta di quando devi recuperare punteggio e ti escono quei due blank e lui schiva tutto, sei lì che bestemmi. Ma gli insettoni sono più forti al momento. Proprio. Com'era quella cosa che Landini si è fatto il bagno nella criticina? Secondo me poi alla fine che si è fatta una doccia forte si è tolto tutto. E niente, niente di fatto. Nala, anche oggi rimane a PS7. Ah no? Ah, crackshottato! Nulla con un danno. Tre punti ben spesi. Due punti. Tre punti, crackshot, purtroppo. Ha aumentato di nuovo. Sì, l'ultima fuck l'avevano aumentata ancora. Pazzi furiosi. Mi ricordo quando era 2 c'era il dibattito, ma crackshot predatore? Sarà che non lo uso più, non ci ho neanche fatto caso. Pensa, ho ben 2 crackshot promi inutilizzabili. Promi. Giusto, sapevo parlare. Zio Bangladesh. Le metterai sulle tue nuovi ali a ribelli. Promi. Lo metterò sul mio V-Wing. Sul tuo ETA. Ah, colpa al cuore. Sul tuo Keta. A proposito, Element Games e sono tornati. Mi seta. Allora, X-Wing ETA 2 Expansion Ship Pack, cazzo e mazzi, ecco. C'è qualcuno nel globo che lo vende, Dio? Lo venderanno tipo a 60 euro. Sì, probabile. Tipo Hot Shot and Daisies che in Spagna lo vendevano a 120 euro. Però... quest'estate che nessuno ce l'aveva era introvabile. Ora bello, però se 120 sacchi per delle cartine di merda, sinceramente anche no. È cambio gioco. Mi intossico di video nel caso. E beh, pensaci tu. Sì. Niente, non li trovo, fuck. Non esistono più. Soon fuck. Vediamo come se riusciranno a inchiodare Kylo. Invece no. Beh dai, se volete ragazzi, negli Stati Uniti costa 14 euro e 10 centesimi più 45 di spedizione. non è male. Ti arriva fra 4 mesi perché c'è la dogana, dicendo, e Germania è bloccata perché è zona rossa. Hashtag stonks. Dai, dall'Australia 45 spedito. Buono anche. Risparmio solo di soldi. Shopping money. Quasi quasi prendo 3. C'è finito Kylo lì? Ah, ecco. Signor Kylo, dove va? Però ci stai dimostrando che per 4 punti, per avere cifra tonda, ci stanno su Kylo, dai. Per avere boost secco. E nulla, bamba. Nulla, nulla.
dovrebbe essere anche dai bullseye dei patrallacchi. E sarà anche range 1. Ah no, range 2. Ah, niente. San fa essere trattorizzato forse? Vuole trattorizzare? Ma probabilmente si trattorizzerà il trattorizza suo... a prescindere. No, il suo così può sparargli. O no? Che succede? Ok, se lo sposta al su. Cattivo, povero Null. Povero Tai, lasciatelo vivere in pace. Invece. Invece no. Ah, non Null si gira, spara. Quindi. Niente. Con tre critici un colpito. Sti cazzi. Basta. Niente. Re dei critici. Madonna. Sti toscani. Sti insetti che vengono in Italia a rubarci il lavoro. E ci portano i tractor. Esatto. Esatto. La variante tractor del virus. Vabbè. Tanto Kylo fa cose? Vabbè. Mezzo patronacchi. Patronacchi. Primi 20 punti per Landini. Sudatissimi, perché... Minchia sì. Mancata un po' di cattiveria nei dadi. E poi gli insetti oggi sono tipo imprendibili. Sì. Non si possono toccare. Non c'è il bus, c'è il bussai. Quindi sono quattro cazzo dio. Ma che cosa cosa è successo? Minchia. E ci saluta Null. Minchia. Ma secondo me Landin lo sta facendo apposta per dare un po' un vantaggio all'avversario. Ora... Cioè, con questo colpo gli ha rotto la nave, gli ha sparato ai figli che erano a casa e gli ha rigato la bicicletta. Mamma mia, ragazzi. E niente, si leva sempre più forte. A 20 minuti dalla fine, Marco mi viene in mente molto la 104. Scena di... Mi viene molto la scena di Kronk e nelle foglie dell'imperatore. Ma cos'è questo rumore? Stiamo andando verso una cascata, giusto? Per la scena vedi? Eh sì, sì. Tra l'altro è difficile, perché per recuperare devi tirare giù, smezzare una nave. Devi ribaltare il tavolo in questo caso. Anche. Devi fare 104. Devi fare 84 punti. Quindi vuol dire di fare su un fuck tutto più un mezzo qualunque altro pezzo. Eh sì. Anche perché devi fare a casa. Due altri Nantex, tipo Patranacchi e Ciaccia, non ti bastano, perché fanno 81. Eh sì, sì. Devi andare a casa di Marco, staccargli la corrente e chiamare il giudice. Sì, esatto. Non si presenta più. Perché Sun è abbastanza imprendibile comunque con Snare. Landini, dopo 7 partite che non ha persa neanche una, sta cominciando a sudare a freddo, sta tremando. Sì. Proprio dare colpa alla fazione, perché è una fazione di merda. No, senso. Povero primo ordine. Ma anche solo aver giocato una terza nave un po' più seria, con tutto il rispetto per Null, nel senso... Nulla, dai! Nulla toglie a Null! Gesù, perché? Perché no? Ah, sunfuck! E qua sorge la solita domanda da regolamento. Può trattorizzarlo fuori dal campo? No! Secondo alcuni esperti, quali Marshall americano, se sì. Tu fossi nel mondiale sì, ma non siamo al mondiale, sì. No. Tanto su un fuck di una cattiveria, sì, bestiale, sì, tanto lui ne mette tre dentro, mamma mia, è un danno effetto. Cosa hanno mangiato questi insetti? Non so, anche perché penso che mangiano tipo spazzatura del genere. C'è un tiro da distanza siderale per... Ma sono due dentro comunque. Che strano. Spendiamo una forza ogni tanto, che sennò manima perdiamo il vizio. È povero. Sembrano i miei tiri di difesa contro Federico.
Ma smettila che... Mister, schivo tutto. Ercone è l'uomo che schiva più di tutti in assoluto. Poi non colpisco mai, ma ultimamente sto schivando, che è di per sé una notizia. Dai. Perché non è l'uso. Gioca a bombe, così la gente si tira i dadi in faccia da sole, hai fatto. Disastro le bombe. Mm. Stile Michele Battaglia. Sì. Basta che non le perdi perché ti prendi i danni da solo, poi. Chiedi per la partita di lunedì. Sì. Secondo me, se vi capita, ragazzi, voi riguardatevela. Lunedì sera abbiamo fatto la partita Michele Battaglia contro chi era? Luca Maiocchi. Luca Maiocchi. E perché è una partita che fino all'ultimo non sai come cazzo va a finire. Veramente bella. E soprattutto è un esempio di quanto io e Mattia capiamo di questo gioco, perché la davamo chiusa da metà in poi. Sì. Però poi c'è stata. Ma io ho sempre detto, se sapessi giocare non starei a commentare. Esatto. Semplicissimo. Ti chiederebbero nelle squadre. Intanto Kylo che avanza e dice, boh, tanto vale, visto che ci sono, o mi ammazzo o li ammazzo. Sì. Sta per compiere il gesto del seppuku decidendo. Penso di sì. Abbiatemi, insetti, abbiatemi. Di target addirittura. Ma lui potesse riposizionare, non lo so. Avrei più che altro target bloccato il giallo, sinceramente parlando. Sì. Se poi dovevo prendere target, eh? Ecco, ti togli dall'arco e spari di meno? No, si mette così. Vai. Perché così poi gli passa il tractor. Però, tanto gli spara uguale, se rimaneva dove era range 1 nella torretta. Non poteva passare il tractor. Perché? Aveva la torretta girata? Perché la torretta girata, sì. Ah, se... Ha fatto un bel... Una bella scelta. No, vedi che aveva la torretta... Ah, no, ok, perché devi forza girarla, ok, capito. Sì. Basta, non ricordavo. Un danno passa via sempre. L'ultimo scudo. Kylo risponde con un paio di bestemmie. Kylo? Tiene l'occhio, tiene due occhi? Tiene due occhi, no? Tiene due maiocchi? Tiene un occhio, rirolla, usa una forza per dentro. Un danno per Sunfuck, se ne fa abbastanza una beffa. Che gliene fotte proprio sega, direi. Per quando ci voleva ancora un danno per smezzarlo, ma è andata male. Mm-hmm. E adesso ci sarà una bella festa per Kylo. It is a clown fiesta. It is a clown fiesta. E prende due danni, Kylo. Mica, ragazzi, Kylo non ce l'ha voglia. È stato un reroll? No. Perché? Va che fuoco incrociato proprio. Mamma mia. E niente, Crackshot l'ha ucciso. Ah, così? Così proprio. In amicizia. Finisce così la partita. Troia. 220 per Carone, lo ara. Vabbè, dai, è solo uno zero di differenza, che sarà male. Sì, no, te ci insegnano l'asilo che non servono a nulla, quindi... Esatto. Adesso triple G adesso, fantastico. Oggi è partitone, eh? Oggi faccio vedere partitone e mi chiedo a ridere. Ah, c'è parte di nuovo, grande. Partesotti bennati. Partesotti. Quindi la notizia è che è caduto il re dei nostri tornei, sì. Blandini. Il re è caduto. Lascia il passo, il re è caduto. F per Blandini. Esatto, F in chat per Blandini. E Carone con i suoi maledetti insetti da combattimento. Tutti insetti oggi. uno bionici, digitali, robotici, e l'altro insetti veri. Insetti veri. E via, verso 1000 avanti avventure.
Quindi List parte Zotti con uno sciame tutti i gusti, più con Ferop, con Mag Closer, Adimas, Sloan e Shield, tre Planetary Sentinel che sono gli Striker e un Tai Chubby, Tandri, con Autoblaster, Jamming Beam e Targeting Assistant MJK-300. Dall'altra parte un Bennati con 3 IG, con tutte elusivo, no, con IGA e GD elusivo e Jamming Beam, e Jamming Beam per IPC con IG2000, ma dovrebbe tutte le abilità possibili del mondo. E divertiti a dare i colori a queste navi. Dammi una mano, vi prego, che io ho la scamo piccina. Fede, tu che hai gli occhi buoni, dai. Attivo le cibernetiche sui miei occhi. Esatto. No, è possibile. Allora, il rosso abbiamo detto che... Allora, il rosso è là. Rosso è là, anche perché io non... Poi il giallo è il D. E l'altro, di conseguenza, è il C. Il verde è C. Anche perché io non vedo le carte pilota, quindi... Anch'io. Sì. Tra le varie cose. Abbiamo avuto un problema. Sono rimaste bianche. Nello spawn della lista. Ma Yoki che arriva... Buongiorno, grande Maio. Sì, mi stavo preoccupando. Buongiorno. Sì, in effetti sì. Abbiamo detto, oggi sta lavorando, incredibile. E invece? E invece. Ciao Maio. E avanza compatta la formazione di parte Esotti, tutti in fila. Il ciuff ciuff della muerte. Tanto ricordiamo l'abilità delle navi. Il C, dopo che ho fatto un boost, faccio un calcolo. Beh, è una schivata. Sì, una schivata, però. Il D mi fa fare tutte le varie torne indietro che voglio nella vita. Tradotto molto semplice. Là posso spostare i miei calcoli come se fossero calcoli mio, ci scrivo io, in poche parole. Che bello, tutti sanno fare tutto degli IG, sono molto solidali. Sì, 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 sì. Se li insegnano tra loro. L'IGC dice, bello, ma sono troppo compatti, me ne vado. Comunque, giocatori che hanno veramente la... un pene importante, visto che usano tutti i numi, nel senso, usano un asteroide fa brutto nella vita, vanno tranquilli, rilassati. E quindi siamo così. Ricordiamo sempre che per chi volesse di voi condividere con noi delle pubblicità progresso, stiamo dando vita a un contest il quale ognuno di voi può mandarci un video in cui in modo simpatico cerca di convincere gli altri giocatori che stanno guardando il video di passare alla propria fazione. Importante è riuscire a vedere la vostra faccia in qualche modo, perché dovete essere lo sponsor, la faccia della vostra fazione. I vincitori che verranno selezionati tra marzo e aprile all'interno di una playlist sul nostro canale, il video che prenderà più voti, più like, vincerà e vi verrà pagato, appena poi sarà possibile, il primo torneo nazionale in fisico come premio. Not quindi, bad! Quindi mi sembra una cosa molto interessante. Da sabato barra lunedì incominceremo a mostrarvi tra una parte e l'altra, perché abbiamo un paio, stiamo un attimo editando e creando l'intro all'evento. Anche perché vi ricordiamo che qualche settimana fa abbiamo già mostrato quello di Federico Sala e non volete far vincere Federico Sala. Meglio di quello non c'è niente, purtroppo. Quindi... Guarda, non lo so, sto vedendo un paio, Fede, che mi dispiace. C'è gente più ritardata di me, fantastico. Sì. Fantastico. Nel suo caso manderemo Allison a giocare. Sì, bravo. Sta proprio il risultato. La sua fidanzata vince il torneo. Mi piace, no. Giovane. Good old Tabson. Ferop che spara. Abbiamo avuto il DG che ha sparato a Ferop. Ferop risponde, nessuno di due succede nulla. Niente, amici come prima. Sto bello conoscerci. È stato brevemente intenso e bla bla bla. A triple però giocatori... a cui dobbiamo tirare le orecchie perché non hanno una mod per questa partita. Sì. E quindi perderanno entrambi. Ho deciso così. Palla al centro. Via.
Esatto. Ma in prima edizione Triple G si giocava? No. Era meglio doppio pompato. Doppio pompato si giocava. Cioè, io non ricordo di aver visto una Triple G, sinceramente. Forse non ci stavano neanche i punti, non mi ricordo. Se qualcuno si ricorda, può dircelo in chat e renderci edotti di quello che succedeva in prima. Esatto, oppure chiamiamo i giocatori sardi che dovrebbero essere ancora sul pezzo. Ma dovrebbero essere tornati a giocare 2.0. Poi, se c'è qualche sardo in ascolto, ci comunichi se stanno giocando in 1 o in 2. In 1 o in 2, vabbè. Ma Yoki ci comunica che era doppia glitter steam. Con quelle carte bruttissime. Per un turno de fuego proprio. Ecco, Vito ci dice che Triple G era molto giocato in Sud America. Grazie Vito. Grazie Vito che sempre sul mi pezzo. Risolvi sempre i dubbi. Sì. Grazie per averci informato del Mita Sud America. All'Aim Open 2020 è arrivata in finale. Vito, ti vogliamo commentare con noi le prossime volte, se tu questa conoscenza. Esatto, cioè, spona un po'. Vito, di dove sei, tra l'altro? Forse ti ho visto sul gruppo di X-Wing Italia. Ma fatti gli affari tuoi. Ma fare amicizia. Vito, non dare informazioni che poi arriva che a un certo punto ti ruba la carta d'identità, lascia stare. Come siete genovesi, cioè. Cioè, lo sta facendo solo per rubarti il codice fiscale. No, lascia, non rispondere. No. Tutto Vito ci comunica che sta lavorando, lasciatemi stare. No, comunque, la cosa che ha detto Vito è curioso, perché quando magari apro List Fortress per cercare delle liste che vincono ma che io non so giocare, trovi questi meta del mondo, dici, ma davvero giocano... Cioè, non lo so, sì. Davvero giocano certe cose. Fa anche molto, secondo me, dove sei, che tipo di gioco viene fatto, e poi comunque l'online è tutto relativo. Sì, no, beh, ultimamente si parla solo di liste online, però anche prima, pre-Covid, aprivi certi tornei che dici... Sì, però alcune volte vedevi chi aveva vinto e se guardavi le altre liste dicevi, ma ci sta anche. Cioè, ha senso. Gentoni perché... abbiamo dato anche una macchina dopo che ha vinto, perché... Un millennium in grandezza reale. È bello. E secondo voi ma perché... Quello lo voglio, dov'è? Dimmi, Fede. Secondo voi perché è relativo all'online? Nel senso, sono d'accordo. Però comunque di fatto è il gioco lo stesso. Forse perché magari c'è gente che dice usa 7M3 e non ce li ha nella vita reale. Tutto quello che, vabbè, è relativo, perché poi uno poi può far sempre stare, può comprarsi di quel altro discorso. Il discorso è che tante manovre, tante piccoli trick in real non ti possono venire fuori. L'esempio è una 4 Phantom prima, quando si poteva giocare. Se la guardi come la gioca... Urca miseria, però si prende 3 pizze. Se la guardi giocata come la giocava tipo Zara, che la giocava in real, e la guardavi come veniva giocata in TTS, erano due giochi totalmente diversi. No, ma era molto diverso il gioco, perché non c'era l'errore umano, e quindi puoi tenerli più compatti, puoi fare giochi più diversi, più precisi. In real certi trick non ti possono venire fuori, o comunque devi essere veramente molto attento, tu devi essere molto attento a muovere le navette. Certo. Quello incide molto, secondo me. Mio pensiero. Sicuro sono d'accordo. Però tipo è strano, ad esempio, vedere all'ultimo torneo dei Ghost Squadron quello che è arrivato in finale, che aveva quinto fratello, la sorella, sì. Death Train, il cugino, sì, anche Death Train e Ved Foslo. Tu dici, non ma fanno esistevano cose davvero quei due pezzi ultimi? Probabilmente uno è proprio capace, però dici, ma come fa ad arrivare Ved Foslo in finale? A quanto pare. Tutta invidia, nel senso. Sì, vabbè, ovvio. Tanto risponde la Shura, Shudrea, Dri. Dre. Ma nulla. Planet Rain Sentinel. Mi sa che stanno tirando i dadi sull'altro tavolo. Sì, sull'altro tavolo. Quello che grazie, giocatori. Grazie ragazzi. Doppia sconfitta anche per il prossimo turno, assegniamo i nomi. Che brutte persone. Sto guardando i risultati qua, un danno su IGD e un danno su IGC. Beh, fortuna che c'è la chat, se l'avessero tolta saremmo stati disastro, sì. Al buio.
tira il con il crit hit, evade con due occhi, spende, rirolla per un occhio. Tra l'altro anche, scusa, giocando normalmente è un po' scomodo tirare sull'altro tavolo. No, vabbè, io gioco tanto così. No, non facevamo. Aspetta, un attimo, non è che devo fare un attimo una cosa, arrivo. Ah, intanto noi cerchiamo di capire come va questa partita senza dadi. È stilosa. Sì, guarda come sono ben allineati tutti quanti, mi piace. Prossimo turno, secondo me, è una clown fiesta. C'è un bump fest un po' importante. Eh sì, un bumperino. Però qui potrebbe venire molto utile l'abilità di IG D, quello che fa fare le Sagnore in maniera strana, perché può inventarsi qualche trick per cercare di... Ma in realtà semplicemente invece che la Sagnore fa fare la Talon. Ci vedo più una cosa. Puoi usare anche il template dritto. Se sì, non sì, ricordo sì, male. Sì, ma lì sì, cioè della serie facciamo la coia e via, sì. Sì, una roba simile. E quindi vediamo un attimo. Invece mi piace il duello distaccato di Feroff contro l'IGD, proprio un 1v1 vecchia scuola. Ammazza quanti schiaffi che ha preso al rosso. Pensa, ed era quello che aveva pure i due calcoli. Ma sai che avere i token quando i dadi ti dicono blank, blank. Eh sì, non serve. Ci puoi fare davvero poco, purtroppo. Blank. Le blank. Va bene. Tanto vediamo che sono quasi pronti. Patrick sembra un pochino più pronto, visto che vedo i dadi alzettati. It's more pronto. Un po' più... Ha bisogno di un pochino più di tempo Matteo, a cui manca... Da sistemare un dial. Ma direi che ci siamo. Wow, questi striker. Fanno cazzuti. Si preparano, creano una specie di... Anzi, senza specie. Una gabbia per qualsiasi cosa passi lì in mezzo. La gabbia della muerte. Guarda, non, cioè, come fanno a passare di lì, poveri G? Cioè... Non si possa. Di una cattiveria devastante. Perché... Eh sì, è dura. Sono tutti concentrati lì. Bump. Vabbè sì, il bump fest ci sta. Bump. Se l'avrei tenuti un po' più separati. E... Non è comunque facile. Riaccomi. Buon salve Mattia, sei in tempo per questo grande incidente sul raccordo super bumping galattico. Quindi fuochi con l'IG giallo, che è il D su Dri, il quale tira un dado e fa tira tra di fa hit, ma lui doppio evade. Quindi frega sega, come diceva un saggio. In questo esatto. Super parcheggio in cui tutti vanno a vampare l'uno contro l'altro e non frega una sega delle carrozzerie, esatto. Vedremo sì. Come cercheranno di prendersi a calci le portiere e gli specchietti. Quindi Luigi spara tutti su Dri, 4 danni su Dri così tranquillo, quindi rimane a 4 punti vita, poi tira 4 colpiti, Dri non difende, tra i quali un critico, un crit, 2 hit e un occhio,
su Ferop. No, Chirovigna. Sì, su Ferop. No, ho fatto casino. No, sì, 4 qua e 4 qua. Qua ho 2. Quindi, Ferop rimane a 2 punti vita e rimane a 4 punti vita 3. Questo è il risultato effettivo. Tutti i vari fuochi. Scusate, per i primi 5. Primi 54. Scusate un po' il casino, ma visto che gli avversari tirano i dadi sull'altro tavolo, facciamo un po' di fatica. Fa quel che si può. Cerchiamo di capire anche noi. Tira, ma niente di fatto. Rirola un dado, ma niente di fatto. Non c'è una voglia. Tirava a salve, salutava sempre. Ha scelto il pacifismo. Sì. Striker che spara 4 colpiti così di mano, come se non ci fosse un domani, difende niente. Ciao, è stato un piacere. Il rosso ci saluta. Torna a casa, Alessi. È stato bello. Ma... addio proprio, e si ribalta la situazione. Addio, perché Patrick conduce per 70. 70 per Patrick, 54 per Bennati. Qua abbiamo le mani caldissime, abbiamo una difesa orribile, mediamente. Due hit, un evade, un blank, e un occhio, pardon. Quindi un danno sui GC. Mm-hmm. Via uno scudo. Tira l'altro striker. Che fa hit, tre occhi, pardon. Spende l'occhio, fa 4 colpiti, un evade, quindi, e un occhio, usa il calcolo, quindi sono due dentro. IGD rimane nudo, senza scudi, IGC con uno scudo. Proprio si danno sberle come se ci fosse un domani, nel senso sempre la gara di sberle, quella... Tira sberla io, tira sberla tu, e vediamo cosa succede. Sberl fight. È bellissimo comunque la partita senza dadi, perché ti fa commentare tutto e c'è molta più enfasi, no? Sì, non so come dire. Non sai quello che sta succedendo. Doppio sbatti anche. Sì. Space slaps, dice Forchi. Tanta roba. Tanto vi ricordo tutti voi, per chi fosse interessato, domenica c'è un torneo di Extra Fighter Italia di una giornata, per chi volesse partecipare. Noi dovremmo essere presenti, io come giocatore, avremo Mircone come commentatore di alcune partite. E anche Fede. No. E ovviamente ci sarà ovviamente anche oddio, Piffo commenterà, anche perché lui è l'organizzatore, l'effettivo. Noi gli daremo un po' di supporto. Ma probabilmente noi seguiremo te e ti sfotteremo tutto il tempo. Molto bello, esatto. Ragazzi. Poco sospansa, anche perché non so cosa giocare. Testerò roba buffa, credo. E belli, Matti. È un'esperienza no, separatisti. Cioè, se devo cambiare fazione, tanto vale, mi do agli spazzini dello spazio. Cioè, sono gente con lo scopeccione che gira nello spazio. Furchi dice che non è ancora pronto per un torneo così caldo. Ma sì, dai, Furchi, vieni, fai casino e via. Ma sì, Fabri, su... O se no, vieni a commentare con noi. Puoi commentare con Mircone, sì, volendo puoi farlo. Fai un po' quel che vuoi. Venghi! Si spara... No, non si spara, cazzato, chi lo venia. Basta. Sparare è sopravvalutato in questo gioco. Ecco, Furchi, per commentare sono caldo. Ti do il tuo numero a Mircone, vi sentite, vi organizzate. Oh sì, non vedevo l'ora di avere il numero di uno caldo. Se non vuoi che dia il tuo numero a Mircone, allora segnalo tramite Discord. Via, risolto. Sì. Furchi caldo a 2 chilometri da te. Tipico annuncio. Disastro. Suona come un bait. Accetto. Accetto. Nella vita bisogna. Mi dice che ti devo dare il numero di Furchi, Mirko, e anche le sue misure. Non so quali misure. Non lo so.
Ma pensavo mi lasciassi la sorpresa di Nico, però vabbè, almeno sono pronto psicologicamente. Quando siete da soli potete parlare di quello che volete. Adesso Tanto tu non hai due detto hit che sparati la Ligi. Furchi ti ha chiamato tesoro, quindi mi sa che tu le misure di Fabri le sai già. Attenzione, il rovescio della medaglia. Niente, quindi prende danno l'IG verde, l'IGC, quindi rimane a uno scudo. Io però avrei sparato un po' di più il jamming. Eh Eh sì. sì, proprio. Jam, jam, jam. Tanto Maiocchi ci dice che mi piacerebbe giocare o commentare, ma passare la giornata in un cazzo di parcheggio a Vrazza ad aspettare che sua figlia finisca le sue gare. Maio, sappi che siamo con te. Beh, basterebbe un tablet o che ti fa da hotspot, un portatile hai fatto, cioè, non è Beh, speriamo di poterti in caso tenere compagnia sì, questa durante una domenica giornata. di sacrifici sportivi. Con lo sport più bello del mondo che è X-Wing. Non è vero, ma l'ho detto così, tanto per. Dopo rubo mazzetto. Dopo Romazzetto ovviamente è al top. E la briscola dei vecchi fuori da casa mia. Comunque, se voi cercate su, vabbè, stavo facendo delle ricerche per il canale, il gioco più cercato su come si gioca su YouTube e nonché su Google, in ambedue i casi, lo sapete qual è? Scacchi, la butto lì. Bello, Backgammon. Perché è rumenissimo. Ci ho provato una volta, nessuno sa nessuno giocare a backgammon, a l'ha quanto pare. L'ho tradotta comunicato. così. Guarda, ha provato a insegnarmelo mio collega rumeno, non ci ho capito niente, so solo che mi ha inculato tantissimo. Ma Ha tipo lì perso è tipo. 500 euro in un giorno. Sì, tipo lì è sport nazionale, una roba del genere. Sport Sì, nazionale. è sport nazionale backgammon, però ragazzi è pazzesco. A parte che Gammon mi sono immaginato Lupin. Tanto Vabbè, Maiocchi dice che ci problemi. sa giocare a backgammon e lo ha. Facciamo la demo. Se vuoi fare la demo di backgammon, Maiocchi sa che noi facciamo i miliardi. Guarda, Lu, Sì, 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 sì. vedo di più le tue demo che Allison, è pazzesco. Ti giuro, ogni volta apro il telefono, demo, 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 basta. Ma io mi manchi. Quando è che mangiamo insieme? Quando apro nei ristoranti, porca vacca. Bel panino ignorante. Eh sì. Tanto qua discutono Furchi e Maiocchi tra di loro. Prendevi una stanza. Ho capito, dai il numero di Furchi anche a Luca e dici Sì, fuffo sì, sì. bro. Furchi crea rapporti con i genovesi con una facilità immane. Sembra quasi che sia acquisito. Quindi, Si sono... quindi, quindi, or su dunque. Si sta riproducendo uno striker col Reaper e sono incastrati nella vasetta. Sì. Verrà fuori, Bellissimo. boh, non so. Un Adesso errore, però. rimarranno così per sempre. Intanto Frughi ci dice che dovrà fare fattura. Che milanese. Ma no, no, secondo me dice, secondo me è un mago. Ma perché? Fuochi, fuochi. Ma sbaglio, si stanno girando strane le navi. No, l'IG si gira con una secca, e una due secca, solo che si vedono poco. Abbiamo i dial di Benna che scrollano. Tanto ci dice Catorino, giustamente la stregoneria di casa. Sì, lui tu mica peraltro. Tanto Maiocchi chiede se lo striker penetra. Lo striker che penetra nel Reaper non è in cesto. Non lo so. Dipende. Dipende. Dipende dai rapporti che c'è con Fero. Dipende dal grado di. Ok. Intanto tira i dadi e fa due colpiti sullo striker verde. Quindi fa dei punti. 70-70, ragazzi. Mica si sta per Ottimo. scherzando qua. Il G verde fa due crit e un Due occhio. critiche e un occhio. E Bello. niente. Bello. È Io morta una comunque. sentinella. Quindi 85 per Bennati che torna in vantaggio.
Visto il mio di Patrick? Sì. Anche più di uno. Salutiamo la Vizza. Ciao Dani. Ciao Dani. Stasera ti registro io, non fare furbo. No, forse Pietro. Piero. No, Piero ci sono registrato ieri. Allora niente, allora è Daniele. Un hit, un crit, un occhio. Poi raga, ci pensate. Un po' tutto. Rirolla, due hit, un crit. Litandrei. Crit, doppio stress, quindi 4 danni sul verde. Sacco di schiaffi. Rimane un punto vita. 102 parte sotto e si riporta in vantaggio. Qua è una gara tipo gli ultimi 100 metri in cui i due corrono a fianco e c'è quel millesimo di secondo che fa la differenza. Colpo su colpo, stravolgimenti ad ogni tiro di fuoco, ogni tiro di dado. Ogni tiro di fuoco. Ogni tiro di fuoco, sì. Tiro di furchi. Si riparte. Si sa che un tiro di furchi ha ripercussioni su tutto l'universo. Mm-hmm. Sì. Torino, la magica città che ha dato vita a Yotobi. Ah. Sì, lo ringraziamo solo per quello, forse. O per i gianduiotti, dai. Il parcheggio del Lingotto, anche. Cosa fai al parcheggio del Lingotto? Le canne ti fai. Alla fine. Com'è che ha due stress il critico? Turin Vision. Bello Turin Vision. Quando esce Vanda Vision, tra l'altro? Domani alle 9. Il venerdì alle 9 del mattino. Sì. Tanta roba. Poi ci dice Daniela Ravizza che i Subsonic è linea 77. Dai, forse hanno qualche merito. Sì, no, Torino ha varie cose, ma... Subsonica sono un po' strani sessuali. Linea 77 mi stanno un po' sul cazzo. Però dai, all'uso. Oh, madonna, no! Fede, quanto rompi. Morto cioè... server. Vabbè, ma Dani, ascolta roba speciale, Dani. Ah, bennati per... alla sfiga che gli si... chi è che ha registrato questa partita? Chi è Germona? Ma solo io lo vedo roteare? No, ha roteato un sacco. Vedete, non riusciamo a vedere. No, vi spiego. Furchi ha usato i suoi poteri magici per far crashare perché voleva vedere la sua partita. Brutto porco di un Furchi. E tu, brutto porco, leva le mani di dosso. Leva questa partita dal mio schermo. Intanto vi comunico il risultato effettivo della partita. Anche se io non so qua che cosa. Adesso scoprirò chi l'ha registrato e lo fustigherò in pubblica piazza senza avervi detto nulla. Eccolo qua. Partizotti 200 punti, Bennati 122. Quindi Partizotti dichiara la lista, sarebbe stata una bella visione vedere una lista rata, e Bennati 122. Ma passiamo ad un conflitto a fuoco con tante bombe, perché gioca Emanuele Pesce. Come ste partite stiano durando poco e tipo alla fine riesco a commentarle tutte, perché ero rimasto che ne avrei commentato una, no? Che poi avevo un impegno, però no, bene, fantastico. More partite sì, fast. Ricordiamo che velocizziamo le partite così non dovete sopportarci 18 ore ma solo 17, e comunque sono partite che sono finite prima del tempo. Qua vediamo Furchi con la lista che è arrivata quarta ai mondiali 2019, ricordiamolo. Yeah. Un giocatore di un certo peso in tutti i sensi. Ovviamente c'è da mettere i colori e da invertire i giocatori nelle nostre grafiche. Ah, una cosa alla volta, Che bello romperti i coglioni. Ah, fuck. Non fare come nei cantieri italiani, Che uno sì, io sono il vecchio con le mani incrociate dietro. Che anche oggi Mattia ha messo il post su Starfighter e gli ha detto: Mattia, guarda che c'è un errore, e io devo rompergli i coglioni, mi ha assunto per quello. A parte fa bene perché è un periodo che sono veramente scoppiato. Mirko è quello che diceva: prof, oggi dovevi interrogare. Ma io non c'ero a scuola mediamente, quindi no. Da casa ti chiamavi. Allora, attenzione, perché... Sì.
Ema ha cambiato e c'ha Deathfire. Che cazzo è Deathfire? Fermi tutti. È bellissimo. Quando muore, spara e caga una bomba. Ma possiamo avere un commentatore che è indietro del vecchio, cioè tipo è al vecchio torneo ancora. Sì, ma Deathfire, che cazzo non hai visto? Di nostri nessuno ci segue, a quanto pare. Madonna, che brutte persone. No, ma è perché sei stati impegnati invece. Ma stiamo parlando di te, non di altri. Ah, bastardo. Io ti sto seguendo, sono quello che guardo. Il problema non è che non ci segue, è che non capisce, è diverso. Ah, beh, sì, sì, probabile. I nostri piccoli Internet Explorer. Raga, Tomax Brand, wow. Dopo che effetti un reload, ricarichi una carta miglioria a titolo. Minchia! Bomber Meta. Bomber Meta. Però Reimer e Jonus erano carini. Chi? Maggiore Reimer e Capitan Jonus. Capitan Jones. Davy Jones. Sì, non mi sono imbarazzato. Dottor Jones, Dottor Jones. Con i fusi dilatati. Bara amici, così che si usano i bombardieri. Tanto non mi ascolta. Ok, quindi ho scoperto che la partita l'ha registrata Pucci, quella di Ben. Pucci merda. E quindi adesso insulteremo Pucci. Boh. E manderemo la valle scale. La prossima volta non ti ricordiamo il cammino. Maledetto. La seconda volta che mi registra una partita che a un certo punto si inchioda. Che è sempre di Ben, oltretutto. Allora, o è Pucci o è Ben, o è la combinazione. Allora, la prima di Ben l'ho registrata io, ho avuto problemi con OBS che non so cosa è successo, tutto nero scurissimo, irrecuperabile l'immagine, non so com'è possibile, mai capito una roba del genere. E le altre due, la registrale è sempre così saltata e si è rimasti così, con F. Naso bagnato. Col naso bagnasco, col... Vito ci fa Bennati la terza partita non finita, è vero? Credo che sia un record e gli daremo un premio speciale. Sì, 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 sì. Gli diamo buon, non lo so, mi inventerò qualcosa. Sì, Vito, il camino penso sia ancora acceso. Non abbiamo più saputo nulla di Ale. È rimasto scottato dal camino. L'avete capita? Me ne vado. Ecco. Vi ricordiamo sempre che domenica saremo live con il torneo organizzato da Street Fighter Italia. Ringraziamo il buon oddio Piffo. Allora, stavo leggendo una cosa, il buon Piffo per averci dato l'opportunità di poter registrare le parti e streamarle. Grazie Piffo, ci stai ascoltando, ascoltaci Piffo per favore, ascoltaci oh signore. Amen. Amen. Il gatto si è stiracchiato. Il gatto ha dato informazione importantissima. So che potremmo streamare il gatto di Fede. Sì, potrebbe essere un live streaming importante. Se vedi spettatori 40.000. Beh, calcola che un ragazzo su Twitch, ho letto un articolo stamattina, che ha guadagnato $14.000. Perché in due sere ha dormito durante la stream e la gente pagava per mandare gli audio fortissimi per cercare di svegliarlo e nessuno è riuscito a svegliarlo. Raga. Ma secondo me c'era un broglio. Un broglio? Un broglio? Com'è possibile? Sì, aveva i tappi nelle orecchie. Cioè. Sì. Ognuno fa i soldi a modo proprio. C'è chi non ne faceva i soldi e chi non li fa prescindere. Probabilmente era uno già conosciuto che poteva mettersi a fare la cosa. No, un ragazzo qualunque. Cioè, lui, il suo format adesso è dormire e la gente deve svegliarlo. È il suo format. Vabbè. Beh, su TikTok un sacco di gente dorme mentre fa live. Fantastico. È la nuova frontiera del web, eh? Ragazzi, la tecnologia. Il 2021 cosa ci porta? E intanto commentiamo un po' ste liste. Mi ci no, però mi sicuro che a cazzo, perché lì sono diversi, maledetto. No, sono uguali. Sono uguali, niente. Ho avuto un attimo di panico. No, non è Michele. Allora, abbiamo 1, 2, 3, oltre non so che c'è, 5 bombardieri.
Bomarouti. Un Deathfire che quando muore può sparare e cagare bomba. Boom! Si caga addosso e spara. Tutti i bombardieri imperiali con barrage rocket e thermal detonator e defuse. Dall'altra parte, sempre l'altra lista fantasiosa, con quattro farfalline. Star Viper. Black Star Viper. Con predatore. Black Sons. Basta. Black Comic Sans Assassin. L'altra vista ci ringrazia per avergli messo in testa la canzone Dottor Jones. Tipo 5 minuti fa. Mrs. Jones c'era anche, Dani, se vuoi. Mrs. Jones. Mrs. Jones. No, Dottor Jones, tanta roba. Era piccino, ma l'ha fatto. Intanto... Quindi quando quattro Star Viper incontrano 5 Bomber, chi vince? Scatti. Bisogna vedere Ema come giocherà le sue bombe, perché è fondamentale la bomba in questa lista, in questa partita qua. Se le gioca bene può portare via gli Star Viper, se i Star Viper schivano bene le bombe si mangiano i bombardieri, cioè lì è chi la gioca meglio. Eh sì, in quel caso. No, cavolo, ma c'è Furky in chat, ora ci farò spoiler di chi vince. Furky, se spoileri, giuro che vengo a casa tua. Ti ho tante di quelle botte che diventi bionda, alte con le tette. A quel punto il numero mi interessa di più. Maniaco. Danilo ci dice che già non sarebbe stato fortissimo in questa lista. Sì, ma non ci sarebbe stato in questo modo qua. Barragi. E che avanzavano dei punti e sto messo Deathfire così tanto per, visto che poi Ema perde navi con una facilità immane, perché ovviamente ha sempre la media di tiro di dadi sempre bassissima, ha una fortuna quella di che è imbarazzante. Oltretutto ogni partita lui controlla le percentuali e mi scrive e mi definisce le percentuali come sono andate. E non è mai in positivo, l'unica positiva che ha dato è quella della scorsa settimana che ha vinto e basta. E quindi ha detto, visto che muoiono le navi, tanto vale ci metto Deathfire, cammino, se muore comunque spara, mi dà il piacere di sparare e cagare bombe. Mi dà il piacere. Devi usare roba col Deathman's Witch, lì sì che ti diverti. È vero. La lista, diciamo che aveva fatto Fabio, ce l'ha piaciuta. Uno di nostri che giocò la lista con gli X, Deathman's Witch più altra roba per esplodere, una lista buffa per far danni. All'Akbar. Più o meno sì. Intanto, manovre messe, vediamo i bombardieri se rimarranno sempre attaccati e quale parte del campo vorranno coprire, se andare sul centro o stare su parte alta. Le farfalline si sono divise, sono in due gruppi, uno lato alto e uno lato basso del campo. E vediamo un attimo come proseguirà la partita. Dove cercheranno di... Classica tattica di Furky, che è un paio di volte che lo vedo aprire in questa maniera, se non ricordo male. Vi ricordiamo sempre che per chi volesse vincere qualcosa con noi, il vinci Corsaro, come era il vinci Salvini un tempo era, adesso il vinci Corsaro, avete la possibilità di poter registrare un video nel quale cercherete di convincere chi guarda il video di passare alla vostra fazione. Pubblicità progresso. L'importante è avere, far sì che la vostra faccia si veda e che non usiate suoni che YouTube ci blocchi, quindi non devono essere coperti da copyright, grazie gentilissimi, questo avevo dimenticato di dirlo prima. Verranno messi su una playlist sul nostro canale e i video che prenderanno più like a fine marzo, o meglio il primo di aprile, il giorno del pesce d'aprile, vincerà chi ha fatto il video il primo torneo nazionale italiano fatto in live, gli verrà pagato dei giochi corsari. Quindi se volete andare ai tornei nazionali gratis, partecipate ai nostri contest. Spoiler, sappiamo già che a Genova, quindi spenderemo tipo 2 euro. Purtroppo no. E io ci ho provato. Tanto Furky ci dice che apre senza far capire se le farfalline sono col pomodoro semplice o se ha messo il ragù.
Vedi, hai la cittadinanza onoraria genovese, ma se fossi vero genovese avresti detto colpisto. E però cosa ci metti? Cioè, colpisto con i pinoli o con le noci? Cioè, il vero pesto o il pesto del demonio? Il pesto del demonio. Vabbè, cioè, solo il demonio può concepire una roba del genere. Ma secondo me anche il demonio si scandalizzerebbe. Non lo so, perché sono un sacco in giro. Di quei pesti di colore strano. Daniele ci comunica che prima, come prima lista 2.0 giocavo 4 Bomber con Janus, con Barrage Red Line, con Silurio Plutonici. Poi mi sono accorto che era troppo forte. GG ai Bomber. GG ai Bomber. Furchi è un religioso rispetto per il pesto, non essere sicuri. Ma dai che ci metti le noci su, dai, non fare furbo. Stiamo lavorando per voi in questo momento per cercare di capire cosa vi possa piacere, se il pesto o il sugo. Quindi poi vi faremo un Mirko vi farà una demo su come si cucina il pesto. Ah sì? Sì. Vabbè, mi basta un supermercato, dai, è facile. Questa novella, non sbagliate. Andate a Sori, assaltate la fabbrica. Danilo vuole la ricetta della cima. Poi la ricetta della cima, vada famiglia a famiglia, io non so come siano gli altri miei commentatori, quelli che stanno commentando con me, come funziona, ma a casa mia la cima è una cosa che è la tipica ricetta che si tramanda in nonna, in mamma e via dicendo. Quindi ognuno la fa in modo più o meno diverso. Non so voi, ditemi cosa ne pensate, Fede e Mirko. No, purtroppo sì, quelle poche volte la compra mia madre, mai fatta. Ecco. Troppo complesso. Secondo me mettere nel frullatore tot ingredienti... Non funziona così, vabbè. Ho capito che sono l'unico che sa cucinare, quindi ti dico che ti tramanda. Okay. Vabbè, e ma scusa, ma fai anche la cima. Cioè, vuoi dirmi che ora sai far la cima? Sì. Provamelo, cioè, falla. Se vuoi ti faccio allora, ci fai il tutorial sulla cima, però con gli ingredienti segreti di casa scarsa. Ecco, Maiocchi ci dà un'info di servizio che è reale. Fidatevi che nella cima ci sono alcune cose che se sapeste che ci sono state messe, non le mangereste più, è vero? Però vabbè, ma anche perché la... Dica. La pizza ci fa, voglio la live di Mattia che ci cucina la cima, va bene. Sì, anch'io voglio la live di Mattia che cucina. Faremo anche un canale gastronomico, cazzo ce ne frega. Perché comunque le ricette genovesi sono basate molto su comunque elementi della cucina povera, pezzi di animale che ora non vorreste più, sì, neanche che poi sentire, è talmente povera che in questo periodo sono costosissimi, tipo i pinoli o il pesto o il basilico. Questo è verissimo, ma anche perché ora se vai a chiedere certe parti di animale ti guardano un po' strano e ti chiedono fai il satanismo? Tipo le cervelle, come ci sporadicamente. Però vi dico che ci sono i pinoli turchi, costano pochissimo e sono molto simili, più piccoli, però sono buoni uguali. Come si fa a far uscire lui dalla chat? Esatto, banna persona. Io dico per risparmiare. Ritira permessi su Discord. No. Che tristezza. F. Tanto vale mangiare l'altro. Addirittura. Ad esempio, qualche giorno fa parlavo in famiglia, mio fratello che è più grande di me, che ha assaggiato la cucina di mia nonna, vera cucina genovese, cioè ha mangiato delle parti di animali che penso... Sì. Ho ancora i brividi. Mm. Ma ne mangio che merda. Comunque, mediamente le cervelle che si mangiano tanto nelle vecchie ricette, adesso è difficile anche trovarle. Con il discorso della mucca pazza, poi sono diventati anche difficili da trovare. Intanto, qua, mentre noi parliamo di cucina e cazzeggiamo puramente come è il nostro format di base, ci sono della gente che sta giocando. Hanno provato a spararsi, ma non si vedono. Io vedo delle navi ferme, quindi sì, anche quanto stiano facendo. Anche. Sono in pausa di riflessione. Sì,
anche per un momento difficile un attimo capire, ma se si vuole portare a dividere la lista in due parti con blu e giallo da un lato e rosso, verde e marrone dall'altro, i colori Power Rangers, bravissimo, però marrone non è nei colori, dovrebbe essere nero, oppure renderli uniti e metterli al centro. Intanto Furky deve decidere se con il verde e rosso, il verde e il marrone in cima vuole andare oltre, vuole andare su per il tavolo o girare a sinistra, e con vabbè, il rosso e il blu, il rosso e il giallo penso che vada verso il centro. Oppure uno dritta per tutti, siamo a posto, ci passa anche la paura. Danilo anche tira fuori un altro prodotto ligure che è Capomagro, che anche lì c'è di tutto l'effettivo, non c'è una ricetta, non c'è una ricetta vera, cioè Capomagro ha vari elementi che vanno a seconda di cosa c'è nel mare in quel momento lì. Quindi... perché tu non sei un cuoco invece di fare il commentatore di X-Wing? Sai a pacchi. Perché è cultura genovese. Per i ristoranti. È cultura genovese, ragazzi. A parte che non potresti assaggiare metà delle cose che ti chiederebbero di purtroppo preparare. Sì. Un dettaglio. Purtroppo sì. Ma lei l'ha assaggiato questo piatto? No, se no muoio. Grazie, arrivederci. Lo so. Povero Matti. Tanto Furky ci dice che sono fermi perché ci mette molto a pensare e a capire che manovre possono fare i Viper. Anche questo è vero. Viper. Viper Star, funghi, star. Viper navi. Viper bagagli. Le luci, i sassi. Comunque stanno facendo trenino le navi di Emala, sì. E quindi spero che non lancino tutti, no, beh, le bombe, no? Bombe le lancia da dietro e non da davanti. Eh sì, no, ora mi stavo un attimo confondendo con la lista di Michele, sì, che ha tutti i trick. Il problema è che se le lancia anche da davanti togli una nave e averne quattro comunque così, tanto vale quasi meglio quattro Punisher all'effettivo. Che più vita, cambia idea, attenzione. Furky chiamato l'uomo deciso. Tanto ci racconta che è stato lento anche perché diciamo che la mia intenzione era di portare Emanuele a spasso per un po', sperando potesse fare qualche errore, qualche bampato o dividere lo sciame. Quindi niente di tutto ciò è successo. Okay. In più speravo di arrivare in superiorità numerica senza prendere fuoco da tutto il suo sciame. E quello vediamo se è riuscito a farlo avverare o se Ema l'ha truffato. Ah, ma quindi si gioca così ad X-Wing, avendo una strategia? No? Potevate dirmelo. Così dicono, io non l'ho mai fatto, però... No. Però così dicono. Concatenazio qua così adesso, scusatemi un secondo, devo scrivere un attimo, ragazzi, che devono giocare tra poco, intanto commentate voi, arrivo subito. Mirko, te che sei l'esperto delle farfalle dopo l'ultima partita. Sì, così esperto che l'ultima partita ho scoperto a metà che avevano le concatenate. Cioè io non ce la faccio a giocare a questo gioco, quindi ve lo ricordo ogni volta. No, però sono delle navi fantastiche, me ne sono innamorato di nuovo. E niente, vedo che comunque Fabri ora sta facendo un po' questa manovra a tenaglia tra due fuochi, tra lui, cioè tra due delle sue navi e comunque i bomber, c'è di mezzo un asteroide che male non fa. Vediamo se darà altri modificatori. Busterizio. Mentre gli altri che salgono dal basso sono abbastanza... salvi, nel senso non avranno fuoco. Salgono dal basso per cercare lavoro. Maledetti! Queste farfalle maledette. Che migrano nella stagione dell'amore per accoppiarsi con le nostre farfalle. La stagione dell'amore tra i bomber. Belli! Guarda quel trenino, se non c'è amore lì in mezzo. Pensa un po' se il marrone accidentalmente sgancia una bomba. Disastro. Karma al detonator, se tu pum.
Intanto si spara. E si va al fuoco. First fire. Il dottor Furky sparerà Star Viper per primo. Spara al Maron, quello che è davanti, con di tutti quanti. Perché c'è il Predator, secondo voi? No. No. Direi di no, ma vedremo se il tiro di dado. Solo il tempo ce lo dirà. Due occhi fortissimi, ma abbiamo l'occhio, lo spendiamo e andiamo a spenderlo. Due occhi furchissimi. Occhi furchissimi, e anche qua le battute. E niente, il bomber dice, sì, bello, avresti voluto, eh. Ciao, state buoni. Buoni, come senza collo direbbe. Bomber che si crede un defender. Non fare body shaming su chi non ha collo, Mattia, per favore. No, io non sto dicendo senza collo, cioè, non è che è un nome come un altro. Intanto, altro fuoco, sempre la stessa nave o va sull'altra? Sempre la stessa o va sull'altra? Non si sa, non ce lo dirà. Si spara da solo. Un crit e un hit. Sospetto abbia sparato a quello rosso. Penso il marrone sempre, perché gli converrebbe l'effettivo, perché è quello che è davanti. Oui. Un crit su... Oh, grande, ma che le mostri? Qual è? Wounded Pilot. Blinded Pilot. No, Wounded, quello ferito. Wounded, a me non me lo dici. Ma te lo dico tutti i giorni. Farò un vocale ogni mattina. In cui... Wounded! Sei un cazzo di Wounded. Che poi bellissima, se sei nello spazio, sei ferito, cos'è? Una testata sul... Sulla crash, sì, no? Si è rotto il casco. Se c'è il vetro rotto è un disastro. Cioè, sono cascati gli occhiali. Ma gli hai assegnato il critico, ma non gli hai tolto la vita. E adesso pure, devo fare anche quello? L'ho fatto io? Vabbè, chiedo scusa. Va bene, va bene. Qua Ema schiva come non ha mai schivato in vita sua. Sì, davvero. E niente, lo Star Viper rosso dice no. Ci ho provato bello, ma niente. Sorry, dubbio. Vediamo come risponde Ema. Se risponde, quanto risponde. Si è occupato. Se c'è l'avviso di segreteria. È quello. Ok. Direi che userà il Barrage Rockets, anche perché c'è il Bullseye, quindi può rirollare i dadi utilizzando le energie della carta. Sì. Quindi un barrage va via per sparare e vediamo quanti token girerà, cioè quante energie girerà per poter rirollare i dadi. E cos'è stato quel tiro brutto? Niente, basta spendere l'occhio e vengono tra colpiti, perché rirollare quando sì. Hai l'occhio? Perché hai... E niente, si inchioda nel cielo, sei blu. Suspense. Just one danno for farfalla gialla. Andiamo sulla rosa che è dentro la cioè, mariposa roja. La farfalla, come si dice in spagnolo? Mariposa. La mariposa roja. La mariposa de Mircone. Mariposa roja. Cosa? Mari Mircone. Ma perché tu sai il dialetto di San Pier d'Arena? Cyberpunk. Attenzione. Non reroll. Niente. Schiva. Schivolizia. Schivolizia. Va sull'altro, va. Due dentro, un colpito critico. Crit. Che passa sotto gli scudi. Smezzata. È il farfallito. Farfallito, bonito. Farfallito. Tanto sta litigando col mazzo. Fanno. sta vincendo il mazzo. Gli hanno incollato le carte con l'attacca furchia. Devi prendere di meno. Il famosissimo attack digitale. Fabio, cosa combini? Secondo me lo fa apposta per temporeggiare. Are you drunk, Dudo? Sto facendo il trucco delle tre carte. Il gioco for key, you are drunk. Damage
Non lo leggo, ditemi. Ah, è vero. Disabled Force Power Regulator. Grazie. Niente, prossimo turno ce l'ho Ione. Quindi non è ancora smezzato, perché mi manca ancora un danno per subire mezza nave. Allora, critico si è fatto piccolino. Quindi se andiamo così veloci potremmo anche buttarci una parete in più. Non lo so, vediamo. Dici, ti lanci con 5 partite, ma perché no? Why not? Per scaricare poi i prossimi giorni sarà un disastro. Non usciamo più. Rimarrò chiuso in questa stanza buia. Per sempre. Per sempre. Devi solo trasformare la tua sedia da gaming in un bagno e sei a posto. No, dai, il bagno è vicino all'uso. Sì, è vicinissimo. Però... Però devi alzarti che sbatti. Tanto mai... posti tipo... Ma io difendo Furchi dicendo sta cosa nel mazzo che viene via tutta mi capita spesso anche a me. È il club degli uomini speciali. Sì. Secondo me c'è una tresca che non vogliono dirci. Sì, siete un po' troppo amici voi due, non me la contate giusto. No. Intanto, siamo qua a definire e capire cosa sta per succedere. Ma può lanciare bombe? Sì, lancia delle bombe? Non credo. Furchi può fare azioni intelligenti? Sì, le farà? Le farà? Ai posteri argo a sentenza. Stiamo flexando addosso, poverino. Sì, waffle lover. Furchi. E a proposito di waffle, ho messo da parte gli albumi per i pancake. Quindi fai i pancake a base d'albume? Sì, quello che avanza. Cosa sei, in dieta proteica? No, si chiama usare le uova per la carbonara perché non ci metto l'albume, che viene meglio, come va fatto. Allora, partiamo dal presupposto che non va fatto così. Sì, che bello, sì, che c'è del dissing. Perché in origine la carbonara veniva fatta in modo povero, quindi la gente non buttava. Vabbè, sono d'accordo, ho capito. Okay, partiamo dal presupposto base. Quello sono d'accordo. E però fai bene a tenere, se tiene una parte l'uovo è giusto non buttarla, farci altro, su quello sono pienamente d'accordo. Che per la carbonara vada fatta con rosso non avrete a discutere, ma quello è un altro discorso. Ci sta. Furchi ci dice anche che soprattutto niente dolce della carbonara, perché sennò, cioè, che cosa stiamo facendo? Le mandorle, che cazzo, pioz. Quanto sono molesse le noccioline da aprire, effettivamente. Ma ci la scatola di noccioline è la nocciolina stessa. Che odio. Ma cos'è questo commento da vecchietto che beve bianchino e mangia noccioline alle 8 del mattino? Ah no, da noi si fa bianco e focaccia. E se sei veramente un signore di una certa età, ma c'ha il fegato vero, ti fai fare un cardinale che è bianco più Campari. Minchia. E poi ovviamente la focaccia, perché è fondamentale. Non la pucci in questo caso. Davvero maschio alfa. Vero maschio alfa usa la focaccia con le cipolle nel cappuccino. Cazzo sì. Quella è potente, ci vuole, ammetto che ci vuole un po' di stomaco. Mi manca un sacco, una di quelle cose che mi manca un sacco. Non posso mangiarla e mi manca un sacco. Ed è bellissimo sentire dire alla gente: guarda che puoi pucciare la focaccia nel caffè latte. Davvero? Sì. Ma allora, la focaccia normale la gente triggera, ma ci prova. Quando dici quella con le cipolle, che tutto ha un gusto pazzesco, scrolla, impazzisce, non capisce, si rompe. Sì, sì, è un errore. 404. Oltretutto oggi, quindi abbiamo deciso che è una giornata culinaria. Non nel senso pornografico. Sì, anche perché le partite stanno un pochino cibo. Rallentando e... E via, vai. Bomber che guardano faccia a faccia. Con una focaccia, altro che l'autopasto. E comunque ho un'invidia nei confronti di questi giocatori zen che dopo un'ora si sono tirati una volta sola, no? È il quarto turno questo. Ragazzi, invidia. Beh,
Zen, Fabrizio non lo so, Ema secondo me ci ha tirato un po' di bestemmie nel frattempo. Sono molto, andiamo, ci siamo, dai, andiamo, vai. Giochiamo. Tra subito dopo avremo Scarfone contro Bordoni. Ribelli contro Scam, no, contro Separatisti. Ribelli contro qualcun altro. Sì, quando vedo uno Slave ormai non sono più abituato ad averlo separatista. Cazzo! Ridateci le schiave. Cosa? Esatto. Cosa avrò voluto dire? L'ho detto. Io voglio lanciare un attimo un discorso mezzo serio, perché vorrei conoscere la vostra opinione. Ecco. Approfitto di questo ancora turno di movimenti. Aspetta poi... che nel caso ti zittisco, vai, dimmi. No, avete letto delle notizie crescenti di atlete transessuali che stanno spopolando negli sport femminili? Cioè, vi è capitata sta cosa? No. Praticamente stanno venendo fuori un sacco di casi in cui dei transessuali, cioè uomini che hanno fatto la transizione in donna, stanno vincendo nelle categorie femminili sportive. Cioè, ad esempio, una lottatrice di MMA, di Mixed Martial Arts, sì, giusto, che spacca i crani alle sue avversarie, o scene di tipo una giocatrice di pallacanestro che è tipo un ex marine di 40 anni di 2 metri che stravince con delle ragazzine che le arrivano al petto, se va bene. Sì, quello è un po' un problema. E niente, volevo capire cosa pensavate, perché a me lascia un po' perplesso, a dir poco. Lì vai su un discorso molto profondo, sul discorso del genere, primis. Fermiamoci qua e pensiamo che si è vampato un, sì, un coso, ecco. Ci giaucia. Le farfalle che bampano. E qua faccia a faccia. È bello. Faccia a faccia ci piace. Mica tanto, cioè un pochino paurosa. Sì, più che altro poi le bombe dietro dopo sono carine. Mi piace come si è messo Emo. Sì. Però avrei tenuto il blu sempre davanti. Il blu dietro mi piace meno. Ma si vede che qua Deathfire sta lì, sta più forte, perché già Deathfire, sì. Ma perché? Perché no? Ma quando hai imparato ste battute ad effetto stile Mattia? Cioè io come faccio a parlare con voi due che ve ne uscite con? Perché no? Se la dire adesso la usa. Quando frequento Mattia dico troppo spesso imbarazzante. Pazzesco. Sì, però il problema è che Mattia lo usa spesso come aggettivo. E aggettivo, vabbè, sì. Come cazzo vuoi usarlo? Come verbo? No, però invece tu l'hai trasformato, perché lo dici spesso come parola a sé stante, cioè come esclamazione. Quasi come intercalare dirti. Certe volte. E bravo, è diventato l'intercalare di Fede. È imbarazzante. Ci sta. Ci sta. 4 pizze, io dico solo 4 pizze, ma impara solo 2, quindi 2 pizze in faccia al bomber che è già stato seviziato in precedenza. Quindi primi punti per Furky, che sono 20. Ricchi 20 punti. Però ti cazzi. Pensa un po', ti donano un punto in più e poi te lo toglie quando lo uccidi tutto. Ah sì. Che mondo di merda. Stonks. Tanto vediamo altra farfallina. Prova. E niente, usa gli occhi. Tra colpito critico. Ciao bomb. Ema direi che non usa niente, perché comunque muore. Non usa niente. Ma se quello fosse da Deathfire, È quello. Grazie Fede, 40 punti, okay, 39 punti per Fuki. T'hanno ninjato un punto, vedi? Questi lo sai che ninjano i punti? Sì, Deathfire lì sarebbe stato molto più interessante. Perché poi avrei sparato davanti, con i barrage, volendo doveva starci. E cagava una bomba così tanto per sfregio.
Sì, è vero. Fatto. Merda. Bene. Sì, Furky, sembra un rutto, invece era l'effetto esplosione bomba. Ma male, male. Vediamo un po', l'uomo dei 4 hit? Ma basta! Ma cosa mangia da Torino? La bagna calda a colazione? Ma che roba! Tre colpiti o critico, tre colpiti o critico. Io Ema già lo sto sentendo adesso. Ema è già lì che prende i dadi virtuali. Ah no, aspetta. Lancia i dadi virtuali del telefono e poi... Cos'è? Weapons failure. Weapons failure. Spara con uno di meno. Volevi anche farlo sparare in modo decente? Un dado su coso, adesso tiro. Ah, ecco, non avevo dubbi, Fabri. Mangi il pesto con le noci. Hanno il che è come la nostra criptonite, per questo che tira male. Ma... sì. C'era pure un doppio danno? No, no, niente, niente. Bene. Vediamo come risponderà in questi ultimi 9 minuti. E se ci sarà un turno successivo. Sad. Tanto bello come il giallo che gli manca uno per smezzarlo, però si fa i casti suoi laggiù. Tranquillo, tranquillo. Che comunque dovrebbe averlo Ione, perché comunque ingaggia anche se spara. Bravo. Se lo ricorderai noi? Bravo. Che nerd che sei, Phil. Occhio, sì. occhio. Occhio all'occhio. Occhio all'occhio. Occhio prezioso. Guarda, fa 4 evade naturali. 3 evade. 4 danni. Beh, è potente Furky nella forza. Non lo so, questa la sento un po' gufata. È passato, quindi non puoi gufare. Pregherei per fare due evade naturali ogni volta. Uno sul verde. Ma vaffanculo, Federico. Cioè, guarda, devi stare zitto. Tu con i dadi devi proprio stare zitto. Non puoi in parlare. In difesa io zero. Non puoi parlare, punto. Ma per forza la tua difesa è distruggere le navi del nemico a colpi di critici. Cioè. Le due persone in cui triggero di più e mi incazzo siete tu e Michele Battaglia. Michele Battaglia com'è una scenetta imbarazzante e tu ovviamente ti dirai che sei sculato pesantemente. No, è classe. Ma adesso ho un nuovo trick con un solo. Quando tiro un dado solo, se il risultato è brutto, tiro il cambio dado ed evade sempre. Beh, ieri ha avuto tipo il 100% di riuscita di schivate con questa cosa. È stata imbarazzante. Verde un critico che però lo scudo no, no more weapon failure. Weapons failure ancora, tutti a sparare sulle armi dell'avversario. Sì, giusto. Ah no, era sul giallo? No, boss. Verde. Mitch, Mirko, mi sa che hai i dadi quelli che mi hanno regalato, i dadi speciali. I dadi napoletani. È una variante. Porca. Infatti secondo me Fede ha già la variante. Giallo di dentro. Vediamo come difende. E difende forte. Ci crede un sacco. Ma va che roba. Deathfire, facci sognare. Bleu sul verde, Deathfire su... Ulla madonna! Pam pam pam, pam pam pam. Cicciolate! Bye bye! Minchia! I giusti da dentro gli servivano. Sei stato pesciato! 50 per pesce, 59 per furchi. No, ma i tuoi non sono paragonabili. No, proprio mi inchino ai tuoi tiri. Su quello non posso dire niente. Mi inquino alle tue capacità. Tanto, adesso bisogna stare attenti all'ultimo turno. Se mette bene le bombe, se riesce anche a far bampare, forse Furky in teoria Emma può vincere. Ma nel contempo Furky, se è furbo, fugge forte, porta a casa i punti e percula sì. Emma da distanza. Flex, guardiamoci dello Ione Maremma Bucaiola. Maremma Bucaiola.
È vero, deve essere ionizzato. Critico più molesto. Ci dice che i tre blank in difesa sono uno giusto elemento statistico da dover mettere in conto. Secondo me non dovrebbero così mai accadere, però vabbè. Maremma ionica. Maremma ionica. Tanto vi ricordiamo sempre che domenica andremo live con il torneo organizzato da Piffo, The Street Fighter Italia. Chi non si fosse iscritto si iscriva, per favore, grazie. Chi bisogna testare forte, testare duro, grazie. Ti state lieta che non esistono in real. Giocato una lista. Oddio, qui. Oh, licenziatemi adesso. Mirko, non hai contratto, sono schiavo. Cazzo. È un tirocinante, Mirko. Neanche. Sei stato il tirocinante. No. Se mai arrivasse un tirocinante avrebbe potere su di te, quindi occhio. No, 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 mi piace. Che tristezza. Tra l'altro pensavo, sempre bello vedere come la FFG ha prodotto chili di V-Wing che fanno schifo al cazzo, sì. Di Ethan, cioè, chi è il deficiente che ha la catena di produzione? Nessuno, probabilmente. Nessuno. Uno stagista anche io, lì. Io ho un'idea. Secondo me è una scimmia vestita di tutto punto che schiaccia sti a caso. Eh sì. Con gli occhiali? Ovvio. Sennò che la scimmia tuba... Senza occhiali non avrebbe senso. Però la tuba ce la metterei io. La tuba dipende. Se di falloppio, sì. Oddio, che brutta cosa. È una scimmia femmina. E intanto qua mettono via l'ultimo turno, ovviamente. Tre minuti alla fine. Andremo un po' più lunghi, ovviamente, perché devono ancora posizionare lo dial, decidere cosa fare da grandi e poi spararsi. Vedere quante bombe cascano, come cascano e perché cascano, soprattutto. Se cascano. Se cascano, poi potrebbero anche rimanere in piedi. Sì, bomber, ricordiamo che le sganciano con la 1 bank, volendo. Anche morbida, calcolando che hanno le terra, possono lanciarle sia a 1 che a 2 morbidamente. Le accompagnano sul lato. Sculettano mentre tira giù la bomba, in poche parole. Diciamo che sì. Almeno una bomba il giallo se la dovrebbe pigliare. Per darvi un'immagine orribile, è un po' come quando l'ippopotamo espleta le sue funzioni e con la coda fa serpentina. Bellissimo. Divertente. Tanto Fruki ci rende partecipi del fatto che ha sudato un sacco in questo turno di movimento. Ci sta, perché bombe ovunque potenzialmente e sempre il discorso dei barrage che sono sempre lì. Ti sei fatta la doccia poi dopo? Cioè farei con rosso e verde tirare la bomba giù verso il basso. Mm-mm. E farei un accoglio tanto per. Sì. Giallo. Una dritta. Però ci. Muoverei prima il blu con una 1 morbida in modo da rimanere lì fermo. Così sparo al. Ottimo. Alla farfallina lì. E col giallo. Proverei anche lì, coio non va bene, tutto sulla destra, sulla sua destra, quindi sulla nostra provare sinistra. Provare a far bampare la farfalla marrone con gli altri che ha fatto la coio, magari combina qualcosa. E non è facile, sì. Sì, o se no fai una 3, no, non c'ho. Una 2, no. Oppure... Una 2 morbida a sinistra e fa barre, in modo da cercare di far bampare la marrone se vuoi stare lì vicino. Oppure... sapendo che il marrone, no, il giallo è ionizzato, potrebbe pensare, dici tanto quello di farla uno dritta, magari non lancia bombe ma gira il blu su e giallo su quello, tanto devi fare un danno alla fine e gli altri vedi, poteva essere anche un'idea, ecco, forse non è neanche così male come idea. Sì, forse sì. Sono tante le opzioni possibili, anche perché poi Fruki può essere ovunque concettualmente, o lo fai vampare o sono cazzi. Sono bei cazzi. L'uomo che era ovunque.
Oltre mi fate venire in mente, sto riguardando South Park. Ti ho messo a suonicchiare sulla chitarra l'intro. Molestissimo, tra l'altro. Sì. Che per certi versi, dirò un'eresia, perché io musicalmente ho veramente un orecchio di legno. mi ricorda un sacco quelli SpongeBob. Un pochino, dai. Il Furkyverse. Waffle off. Dai, 4, 3, 2, 1, buon anno! Ah! Domani torneremo live con Mircone e chi vorrà commentare con noi. E dalle 5 fino alle 8. Tre partite che adesso definirò domani, quando le ho tutte in mano da definire quale mostrare. E torneremo sempre live anche sabato. E poi domenica saremo live col torneo di Strafighter Italia. Poi lunedì penso che morirò. Giorni, insomma. Eh? Sì, lunedì tutti penso, i giorni. Sì, lunedì penso che morirò. Se non abbiamo trovato le partite lunedì sera, dovremo streamare Marvel Crisis Protocol. Ce l'abbiamo fatta. Se Dio vuole. E martedì sera, sempre se non troppe live, tra troppe partite registrate, dovremo andare live con Sky Tier. Ma è il protocollo di crisi. E se vi chiedesse se abbiamo una vita, io la mia risposta è no. No. Allora, bomberini, fateci sognare. Bomber, 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 bomber. Please, fate qualcosa. Bombe, 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 bombe. Pensa che è velocizzato a 1,6. Vabbè, e questo l'avevamo dedotto. Comunque accogliendo che comunque hanno giocato solo 5 turni in effettivo. Chissà se qua Forky muove prima il giallo per far bampare lì e non prendessi neanche una bomba. Probably. Spero per lui, più che altro. Coglio. Il rosso, porta via i coglioni, potrebbe essere carina. Coglia, curioso. Coglia, coglia. Fammi sognare, Fabri. Coglia, coglia, coglia. Do coglio, coglia. Do pio, pio. Giallo prende bombe. Ma non era ionizzato. Blu è bomba piena. È il... No, guarda, gliene frega un cazzo. Sì. Come si dice? Come diceva un saggio, frega sega. Ha preso la scuola battaglia. Che l'ultima partita non ha pagato tanto con la scuola lì. No. Vinto la scuola Maiocchi. Nell'aspettare che l'avversario si esploda da solo. Esatto. Esercitare la pazienza. E si porta su cercando di fuggire il più possibile dai bomber. I quali sono stressati, quindi non potranno modificare gli attacchi, non potranno usare i barrage rocket. Che per focus boost, boost focus e tanti saluti. Brusta. E volendo anche brusta si porta sul lato, forse il rosso riesce ancora a vederlo, il verde anche no. Tanto Furky risponde con boost lì. Perché? Però mi solleva la giornata. Se cazzate sono sempre piacevoli. Come tristire la giornata alla gente. Ai Furky-chan. Furky-chan. Fai l'occhio. Tanto non Pigi tene giù. Ti costa niente, sono uno stress. Bei tempi in cui si compravano le farfalle per i post bruciatori. 1.0 memories. Ne avevo un botto in casa. Avevo 6 farfalle, zio caro. Per avere 3, giusto? Cosa? Di carte. Di carte ne avevi 3 o 6? Uno per farfalla.
Ah, ok, quindi ce ne davano nel pack, c'erano due farfalle e due post bruciatori. No, c'era una farfalla e un post bruciatore. No, c'era la farfalla singola. Poi hanno fatto il pack con le doppia farfalla e il... Il Kirat. No, doppio Kirat e farfalla era. Vabbè, mi sa che era uno e uno. Uno e uno, sì, forse uno e uno. Vediamo subito. Sì, mi sa più di uno e uno, perché io l'avevo preso da uno e uno di entrambi quelli colorati. Erano due carte per farfalla, ci diciamo gli occhi. Due post bruciatori per ogni singola farfalla. Come se tu potessi usarli, perché... Eh sì, era una farfalla rossa e il Talon Bane bianco lì. Fulchi dice che non si stressa perché non ha sentito il... non era ancora suonato il timer nel gioco, quindi se non si fosse stressato sarebbe stato scompenso di tornare indietro. Ah. Non ha visto il timer, l'effettivo. C'era un perché. C'è sempre un perché, dietro un perché. Tell me why. Amico di un per come. Tell me why. Why. Bombe, raga, bombe, le bombe! C'era forse il delay? No. Credo abbiano suonato in casa tua, Matti. Sì, no, a casa mia. No. Con il microfono non si dovrebbe sentire se mi suonano. E qui le bombe sono tutte per... A Ema piace spararsi da solo. A Ema piace questo elemento. Voilà, si è incantato. Et voilà. Qua, qua, qua. Si è un attimo incantato il puntatore. Non mi veniva la parola. Puntatore. O puntasci. Già lontano. Che si ripizzolisca. E Bleu, un critico. Non sia mai che... Che si faccia mancare qualcosa. Ed è... Eccomi, che mi sono perso. Damage sensor. Fammi indovinare. Ema si è fatto più male lui ai suoi bomber che a Fabrizio? Bravissimo. Sì. Anche perché Fabrizio non l'ha preso. Quindi... Ah sì? LOL? Ah beh. L'altro lo va a prendere, però prima non lo prende, poi ma davanti, secondo sì. Vediamo se riesce a fargli un danno. Che sarebbe utile anche strena effettivo. Tira Ema, che prende sempre un danno, non sia mai. Riuscirà a smezzare anche Deathfire? Deathfire! Tira sull'altro bomber. Direi. Ah, è un critico sotto. No, cos'è? No, ho sbagliato a lui. Niente, cazzata. Niente. E vediamo la farfalla. Ovviamente. Si piglia danno. Parte il turno del fuego, credo. E sbianca. Che bello. Mamma inizia. Mia. Mamma mia! Vediamo se viene smezzato The Fire. Queste le bombe in faccia non mi è piaciuta moltissimo. Ah no, io. Sono azzardo che poteva evitarsi. Grande! Due dentro, vediamo. Spende l'occhio. Ma... può spendere l'occhio per non subire danno. Mi è andata bene. Poteva andare peggio, poteva piovere. Anche perché con quel dannino avrebbe smezzato Deathfire. Non ci piace. Eh sì. Se ma riesce a fare dei danni alle navi, gli avversari, può portarsi a prima casa. Perché Furchi non dovrebbe più sparare a nessuno. Forse è rosso sul verde? Sì, se non sbaglio l'hanno isolato prima. Sì, è vero. E qua, se muore il verde, sono parolacce. Sono bestemmie. Porca mazurka, tre dentro. Gliele propone tutte con gli interessi. Sì.
calcolando che ha ancora due vite, il verde deve almeno schivare due. E niente, non sia mai. Non sia mai. Dato le navi ti sentono, quando non deve morire, salta. Cioè, sembra che lo facciano apposta. Ci abbandona e porta Fabrizio a 78 punti contro i 50 di Emanuele. Partita comunque ancora aperta, potenzialmente. Sì. Se smezza... No, neanche. Se smezza una farfallina fa 25 punti. Deve smezzarne due. Il giallo probabilmente è smezzabile. Il marrone deve veramente avere la sfiga di Dio per essere smezzato. Che tutto non lo vede neanche, quindi nulla. E magari si uccide il giallo. E sono 25 punti lo stesso. No, sono 50. No, se lo uccide, no? E non è smezzato ancora il giallo. Scusate, mi chiedo Veni, avete ragione voi, scusate. Mi copro il po' di cera. Però il problema è che sono... Sì, avevo, c'è un barrage in arrivo. Ma sembra che del Barrage. fallo lo vede, perché magari non lo vede. Dadi giganti. Che non siamo una sega perché niente. No. Con sfregio schiva uno giusto. Fammi E che il niente. culo sfondato. Niente di più, niente di meno che quello che L'occhio è serve. stusato. No, non è stusato, ce l'ha. Sta leggendo le carte, vedo un attimo se si è dimenticato qualche critico brutto. Ma nulla di nulla. Tipo il critico, perdi la E partita. niente, finisce così la partita. Con Ema a 50 punti, vince Frusche 78. E si passa alla prossima, ragazzi. La Bene, prossima signori, io vi partita. devo staccare, quindi No, buh, no, scherzo. perdonatemi. E niente, buona partita a tutti, buona serata, alla prossima. Ciao Ciao Fede. Fede, Ragazzi, alla ciao. prossima. Ciao, ciao. E alla fine della fiera, Matti, rimaniamo sempre tu ed io. Sempre io e te, io. Mettete Per adesso che posso fare? commentare l'ultima partita, Bordoni e Scarfone. Sto facendo un casino di quelli che non te lo puoi neanche immaginare, un casino tipo tutta la grafica. Arrivo subito, Bene. scusatemi. Quindi avremo nomi a caso. Tanto intrattienici, non so, di qualcosa, facce Sì, ride. volevo leggere i commenti di Fabrizio. Allora, vediamo cosa Sono tanti dice. oltretutto. Dice, esatto, noi eravamo rimasti a... Non era ancora suonato il timer, ma poi il timer ha squillato e ho fatto occhio. Sul giallo non ho bumpato per ignoranza esplicita, nel senso che non sapevo se avrei comunque consumato lo ione bumpando, ingenuità mia. Non regalerò mai più un'occasione del genere. E questa la scriviamo nella pietra, così rimarrà per i posteri. Onve pietra, onve stone. Esatto, e poi dice: ho sperato in quel danno per tutto il tempo, ma Deathfire ha resistito. Vabbè, però. Comunque porta la parità a casa. L'importante alla fine della E si fiera è. parte verso la mia davanti avventure. Vediamo se le posizioni sono giuste. Direi di sì. Scappando quell'altro dall'altro. Geonosian con Calania il roscio. Rojo. È rojo. Rojo. E sui loco, no? Che serie orribile. E d'altra parte Wedge, Braylon, AP5 e Janors contro Zem Wessel. Geonosian Prototype con dentro Kalani e Silencer Laser, Discord, Repulsion Stabilizer. Dall'altra parte sempre Geonosian giallo con Discord, Silencer Laser Cannon e Repulsion Stabilizer. Zem, significa di dirlo, che dentro Lone Wolf, Jamming Bean, Conte Dooku, Thermal Detonator e Contrabbando Cibernetica. Mentre dall'altra parte abbiamo la lista tutti i colori di Scarfone. Fritto misto alla piemontese. Esatto, abbiamo Wedge Antilles con la configurazione Predator, Braylon Strum con Jamming Beam che entra ovunque, sempre per il suo costo, l'amico di Mattia AP5, proprio Bello, amici d'infanzia. quando hai cominciato a dire la lista di Scarfone, è uscito tipo metà delle persone che stavano ascoltando, se ne sono andate. È il potere dei ribelli, cioè, non ci Potere di posso fare Scarfone nulla. che fa cacciare la gente. E l'uomo che cacciava la gente. Cacciava la gente. E
Ultimo, ma non ultimo, Naria Norse con un gen upgrade e Moldy Crow, il titolo del Oak. Lista classica. Un modo come un altro per fare il classicone ribelle con un mistone imbarazzante. Sì, il classico, boh, quattro navi diverse, cioè esce una lista, cosa che le altre fazioni... no. Se la scordano, però Intanto, però effettivamente dica. D'altra un'altra parte abbiamo lo Zem nazionale separatista che è entrato da poco e comunque sta facendo parlare di sé con la sua abilità di base, ogni volta ti spara, all'inizio fase di sistemi scegli una delle due condizioni da darti addosso, se ti sparano o se sei nell'arco di fuoco nell'arco di fuoco avversario non ti hanno sparato, succedono cose. Succedono per semplificare una carta a tutti. Una carta versatile, una carta forte da pilota, ancora più forte ovviamente che da crew. Sì. Anche perché ricordiamo che se ti stanno sparando, se non ti hanno sparato, e sei nell'arco di fuoco, in una delle due condizioni possibili, che può avere una delle due facce possibili, se tu hai meno due energie su quattro che lui possiede, massime, perché lui entra con quattro energie e ne scarichi due. Puoi rispondere al fuoco. In un caso, se ti sparano e hai la condizione in cui se ti sparano, rispondi. Se hai l'altra faccia, l'altra carta, se non ti hanno sparato e se non hai quel fuoco all'avversario, a fine fase di combattimento puoi spendere due energie per fare fuoco a fine fase di fuoco. E carta che ha il merito di aver fatto togliere la crew a Boba Fett. Grazie, molte grazie. Sì. Porca. Kamadoska. Esatto, perché il Why Boba no? nazionale rimarrà sempre nei nostri cuori. Ma non lo so tanto, però va bene. I miei no. Geonosian, che hanno la loro condizione, la loro configurazione per la quale possono fare gli drift, escono direttamente da Tokyo Drift. Il film. Che bel film. Sì, che bel film. Quelli sì che erano i Fast and Furious, belli. E ricordiamo una cosa che mi sono accorto giocandoli, che ho giocato pochi, che bisogna sempre flippare la carta dopo aver fatto il movimento, quindi non puoi farla a fine turno, devi farla a un movimento eseguito, perché da un lato se è chiuso la configurazione ti dà tutte le dritte di una difficoltà inferiore, dall'altra parte ti dice che quando stai facendo una manovra morbida o secca devi driftare e poi giri la condizione. Quindi un turno sì, un turno no. Quindi nave molto tecnica. Bisogna avere la testa di avere una visione molto ampia nel campo, nel tempo. Anche Zemmin, a seconda della condizione che scegli, fa tanto. Sì. Intanto vediamo gli HMP che vanno veloci. Comunque. Sì, vanno veloci. Mentre nel classico atteggiamento ribelle sembrano andare un pochino più lente le navi di Alessio. Fanno loro il detto chi va piano va sano e va lontano. Chi va piano va ribelle. Chi va piano va ribelle. Se sei ribelle tu lo sai, fai uno dritta. Ciac, ciac. Sì, no. Perché c'è stato questo calo di spettatori alle 5? Vabbè, hanno finito di lavorare. È perché quando stai vicino alla lista di Scrafone la gente è scappata. La Scrafone è caro. Oh. Non registro più le partite di Scrafone, è deciso. Intanto, Veg si porta avanti guardando in faccia Zem. Brailler, la B. Guarda sempre Zem, quindi in quella posizione. L'AP fa supporto alla B o all'Oak. L'Oak torretta verso il basso. Ricordiamo che è una lista che può spingere forte, perché comunque avendo la possibilità con Janors di aggiungere un dado e con AP di fare un'azione prima, grazie a coordinazione, è una lista che può veramente picchiare forte quando picchia. E l'ha dimostrato nella scorsa partita. Mm-hmm.
Più che altro perché proprio permette ad una nave già forte, magari come Wedge, se è a portata, agitata, di fare cose in più che sì, un caricano un'abilità già forte. Sì, un'azione prima di muoversi, fa, ti aiuto. Ma qui Wedge è un pochino isolato e sembra pronto a scontrarsi dritto per dritto sì, con Zam. L'ignoranza pura. Zam è tutto a Lone Wolf, se non ha accanto le sue navette di supporto può rilassare un dado in difesa o in attacco utilizzando Lone Wolf. Tanto vi ricordiamo sempre che domani torneremo live dalle 5. Sabato saremo live nel pomeriggio. Domenica saremo live con il torneo di Street Fighter Italia, in cui partecipi dalle ore 10, giusto? Adesso vedremo un attimo quando, vi saprò dire sabato. Io giocherò, Mircone commenterà insieme ai suoi ospiti, farà agli ospiti, proprietario di casa. La lancerò la mia sfida ai talk show della domenica pomeriggio. Bravissimo, vai, taci, che li asfaltiamo tutti. Ringraziamo sempre Pifo per averci dato l'opportunità di streamare le partite. Quindi, se avete voglia di giocare domenica e non sapete cosa fare, iscrivetevi al torneo di Street Fighter Italia. Se riuscite a schivare il giretto all'IKEA con vostra moglie, ma tanto all'IKEA non si può andare adesso. Dipende in che regione sei, è tutto relativo. Vero, vero. Vero, vero, vero. Vero. Intanto, se siete interessati a vincere qualcosa nella vita e non solo essere passivi e guardarci, potete mandarci entro fine marzo la vostra pubblicità di fazione, che sia una pubblicità la quale porti la gente in modo scherzoso a giocare la vostra fazione. Le condizioni per montare questo video devono essere: si deve vedere la vostra faccia in modo che possiate essere la faccia della fazione, dovete utilizzare audio che non siano con i diritti, perché sennò YouTube me li blocca, quindi non potreste partecipare, o meglio li metteremo, avrebbero cancellati. Potete avere ospiti. Potete avere ospiti, potete mettere chi volete, potete farlo come volete, potete farlo in un fumetto, con un'immagine, qualunque cosa voi vogliate. Chi vincerà nel periodo tra marzo e aprile e prenderà più like all'interno della playlist che inseriremo nel nostro canale, vincerà l'iscrizione al torneo nazionale italiano, il primo torneo nazionale italiano fisico che verrà fatto, e quindi sarà chiaro per voi poter andare a un torneo nazionale senza doverlo pagare. Ovviamente il biglietto stiamo parlando. Sì, l'ingresso al torneo, sì. L'attorno ve lo dovete guadagnare. Intanto stavo riguardando un pochino la posizione di Zem, che è tra Wedge e Braylen. Probabilmente Braylen andrà veloce per aiutare il compare. Sì. E non so quanto possa andare veloce all'effettivo nella B, però un pochino. Ma qualcosa, dai. Qualcosina. E tra l'altro molte delle navi presenti nella lista di Alessio saranno protagoniste delle prossime uscite. Sì, stavo notando questa particolarità. La U per gli scam e la B per i ribelli. Comunque anche Wedge lo vedremo sulla A. Hai quindi... visto Wedge, il pilota stesso, sulla A. Io voglio il tripede per i separatisti, ma quella è un'altra storia. Il tripede. Invece, parlando di separatisti, ieri ho giocato i 3D Fighter, i droidini, sì, con i cacciatori Fearsome Predator. Sì. Carini comunque. Avevo una lista buffa che non poteva far nulla nella vita e ho fatto un paio di cappelle grosse, ma sono stati anche carini. Sì, interessanti, ma secondo me troppo costosi. Vero. Quel prezzo lì è sovrastimato. Sì, hanno delle belle statistiche, ma poi... Anche perché costano dai 4 punti in su a seconda salendo, confronto un intercettore imperiale, e non hai doppio di posizionamento. Per quando tu possa avere il connecting calculator, come cazzo si chiama, ti sposti i calcoli, ma comunque devi avere sempre le navi minimamente di formazione, anche se giochi veloce e agile. Cioè, giocare come i Defender si giocavano alla 1.0 concettualmente, ma non hai l'evade automatico. Quindi vediamo la B che fa un barrel. Yeah,
e si porta più centrale. Zen va cattivo come l'aglio. Vedremo un bump lungo secondo per te? Lungo, per lungo, per lungo. Vediamo se Wedge andrà a bumpare o meno. Tutto Zem ha delle bombe dietro? Sì, ah no. Ah sì, è il Thermal. È il Thermal. Infatti per questo forse io avrei fatto un pochino diverso. Sì, mi sarei girato a destra con una secca, mi sarei fatto rincorrere dal culo, gli avrei sparato dal culo, sinceramente. Sì, avrei fronteggiato un pochino di più l'ala B e... Sì. Offrendo perché chiappe... Perché poi qua chiudi nell'angolino in cui la B può arrivare tranquillamente girando. Invece l'altra parte ti facevi rincorrere nel caso dove andarsi a cercare i dischi volanti, gli HMP, ma tu comunque ci arrivavi tranquillo. Dischi volanti. Dischi volanti lasciati lì ad affrontare il duo, un 2v2, un tag team match, parlando di wrestling, i due HMP contro AP5 e Ian Horse. Vedremo la magia di Ian Horse che è andato in piedi da AP5? Chi lo sa? Bellissimo. Tutto Ian Horse va per un target lock sul HMP giallo. Che è quello senza Calani. Ok. Non mi sembra ci siano state attivazioni di Calani in questo turno. E non c'è un bump, però. No, gli dà solo un bacino sulla fronte e dice ciao bello, mo ti spacco il culo. Smack. Riposizionamenti? No, perché c'è quella nube di gas. E quindi? Avremo la prima fase di fuoco? Fuoco. Perché inizia Ian Horse? Allora c'è stato il bump di Wedge. No. Ma può essere che non l'abbiamo visto. Sì. Però non dovrebbe venire scritto dietro alla nave. C'è la nave sopra. Nel caso. Wanda Mage sul giallo. No, ho sbagliato, scusate, mi sono tolto la scarpa e c'è lo scudo. Tanto siamo mezz'ora dalla fine. Niente per Braylon. Oh sì. Sì, Braylon su Zem. L'abilità di Ian Horse gli dà un dado in più, se non ricordo male. Deve essere a vista. Sì. E difende uno, quindi hit crit, reroll per Lone Wolf. Quindi due crit, un danno, sì, scusatemi. Primo scudo tolto per Zemba. Pian piano si mangiano gli scudi. Tocca gli HMP che vanno su Janos. Se sentite qualcuno che sta trapanando il vicino, che sta cercando di entrarmi in sala. Tre colpiti, direi. Due colpiti e un critico. Vediamo come risponde Gian. Gian si sente abbastanza forte, utilizzando l'occhio. Evade tuttissimo. Tuttissimo. Tiri forti da una parte e dall'altra. Magico Hook. Ed è il turno dell'HMP rosso, sempre su Ian Horse. Due colpiti naturali di mano contro una difesa che propone... Propone meraviglie. Propone un evade, quindi prende solo un danno Ian Horse. Perde uno scudo sui due posseduti. Prospera. AP5, ma dice no, non mi piace. Sono pacifista, sono i miei vecchi colleghi di squadra, mi dispiace un sacco. Non ci arriva. Quindi si andrà alle manovre del prossimo turno? Direi di sì. Quindi posso pensare che vedremo delle bombe da parte di Zen. Probably.
Credo. Eventualmente. Può provarci. Scusate che collego un attimo qua. Colleghi. Sì, perché adesso abbiamo una delle partite di Skytear che registreremo, che poi andremo in live martedì in teoria. In teoria. Molto bella anche la mod di Skytear. Vi ho seguito nella diretta di... l'altro ieri. Sì, ma guarda, i creatori hanno creato la mod, se non sbaglio, insieme, e ha fatto un gran bel lavoro. Perché per lo streaming è perfetta, non bisogna fare niente, fattura sé, e questo è un vantaggio non da poco per chi deve commentare come noi. Però voglio un sacco bene i giocatori di Skytear che si lamentavano del non vedere bene le distanze. Ragazzi, è un gioco ad esagoni. Sì, glielo dissi. E intanto risalutiamo Danilo che dice: mi assento, è passata la mia partita. Peccato ieri stessi pensando ad altro. Quando poi si pensa, quando si pensa ai pack ribelli, poi si sbaglia. No, maledetti. Quando pensi a Wedgley in costume d'estate, è un disastro. Che visione raccapricciante. Wedge Antilles è il primo personaggio della saga di Star Wars che è stato cambiato tre volte, nei tre film è differente. Boom. Mindfuck. Queste pillole di cultura. Sì. Star Warsiana, ogni tanto tiro fuori qualche perla. Comunque cavalco un pochino l'ottica delle nuove uscite, no? Ha fatto ovviamente notizia a Vader sul Defender ed è partito il toto punti su quanti punti possa costare Vader sul Defender. Io ho ipotizzato che più o meno costerà come Boba, cioè 86-90 secondo me come massimo. Costerà almeno 110. No, dai, no. Almeno. No, no, non può costare almeno così 110. Tanto, dai. 310-120 sicuro. Vabbè, io spero per i giocatori imperiali di avere ragione. Calcola un po' meno dall'affrontato. Che comunque il Defender di base costa di più a prescindere. È una nave che è costosa di base. Per fare motivazioni, giusto o sbagliato che sia, è costosa di base. Con l'unico personaggio che può usare una forza di modificare un blanking colpito, che vuol dire avere fisso un colpito a turno, due, perché se tiri in media uno è colpito e l'altro blank e l'altro è occhio, quindi se tu spendi due forze hai tre dentro automatici. Bah, non lo so. 110, 115, 120. Madonna. E poi invece tutto questo rigiro per dire che poi guardi Wedge sull'ala X, che comunque non è una nave che fa proprio schifo, non è delle migliori, 56 punti. Sì. Ma cioè è un pilotaggio, sai, con un'abilità forte, cioè perché costa niente. Lo davano al mercato scontato, detto, lo prendiamo così. Costa niente, cioè. Sì. Un oggi di base costa poco. Poi adesso ci saranno ribelli, ci non è vero, merde, nerf separatisti, nerf impero, nerf primo ordine, ribelli fanno schifo, non ci danno abbastanza punti, anzi Wedge deve costare 5 punti in meno, li sento. In effetti dovevo tirar fuori questo discorso quando c'era ancora Fede. Che c'era un po' di gente, tanto da fare un po' di flame importante, un po' di giocatori ribelli che erano a seguirci. Però non avevamo Wedge su schermo, quindi non avevo lo spunto. Peccato. Non potevo insultare Wedge se non ci fosse sullo schermo. Mamma non avrebbe voluto. Riporteremo questo discorso in auge prima o poi. Auge. Puoi dirlo domenica, che sicuramente qualcuno lo trovi, no, Wedge. Bellissimo. Poi c'è il pifo che no, non streamate più perché fate troppo flaming. Pifo, noi diciamo la verità, mi spiace. Gli ho detto al pifo, faccio, guarda, va bene, sappi che nel caso noi siamo un po' cacciaroni. Tanto parte, va via. Molto bene, molto bene.
Direi che come Dial ci siamo quasi, ne mancano due di Scarfo. Sì, Scarfo è sempre abbastanza attento a mettere Dial e dà una velocità sua. Una velocità su. E vedremo cosa si inventerà Danilo per queste sue, per le sue navi. Oltretutto non ha usato l'abilità di... Oh, no, perché... Sì, non ha potuto utilizzare, però poteva rispondere, a prescindere, sì. Non aveva nessuna nave in fuoco. Sì, sto guardando Zem se poteva fare qualcosa, perché non ha mostrato la condizione che aveva scelto da mettere sotto. Finita questa partita, finiremo la live, finiamo un po' prima, perché un paio di partite sono andate... Sono finite... In tempo Brevi, record, sono state brevi. domani torneremo live dalle 5 del pomeriggio. Sabato andremo live da dopo pranzo. Ma non è Domenica colpa dei giochi. Sì, scusa, finisci andremo pure il live come recap. partita di Starfighter Italia nel torneo. Quindi, se non si è iscritto al torneo di Starfighter Italia e domenica la libera, vi consigliamo di iscriversi. E Per favore, cioè. ricordiamo che vorrei puntualizzare che. Non ci hanno pagato, Pifo non ci ha pagato per sponsorizzarle. Tutto fa nel nostro sacco, ci piace Sì, condividere le sì, sì. cose, È aiutarci. il masochismo di Mattia che vuole più avversari da farsi, Sì, farsi tanto regalerò battere. partite come se non ci fossero domani, nel senso. Però intanto Danilo ci comunica che Regalate. Zem se l'era dimenticato. Stavi dicendo? Dico che regali partite a modici prezzi, Sì. contattare ora i No, pasti. non serve neanche. Cioè, arriva una lista X a caso. Sto provando vari asset di varie condizioni e vediamo un attimo. Intanto Molto abbiamo bene. l'HMP che si sposta lateralmente e si porta a bordo campo nella parte alta, cercando di colpire bene Loke e Uncle Barrel. E AP5, Bellissima questa manovra. Fantastica. così facendo cerca di evitare ogni tipo di fuoco e potergli sparare bene bene. Il giallo farà anche lui barrel per cercare di farlo vampare. Sì, ci prova, appunto, farlo vampare nel caso, o comunque Sì. se va oltre lo prende lo stesso. Mi piace questo movimento uscito un po' dal cilindro, Sì, grazie alla loro abilità. ha fatto un bel lavoro. Bella intuizione. Brailer cerca Zemma col sospetto che vada a sinistra. Anzi, a sinistra. Hook lo vede, 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 sono più verdi a fianco a sé. Hai due HMP che cercano di sparargli forte. Bella mossa E per c'è Brailer. un utilizzo di Kalani. Stavo Sì. guardando se c'era il doppio utilizzo, ma quindi target lock da parte del giallo. Non vuole doppio... Ah, sì. Momento di discussione tra i Sì, giocatori. anche che sto cercando di spiegare di Tony, credo. E comunque adesso poi devo decidere che azione fare con Loke. Se sposta la torretta o meno, e anche perché bisogna vedere con AP5 cosa vuol fare, anche perché ricordiamo che AP5 spara anche dietro. Incredibile. Una nave con mille trick, con Sì. mille Questo assi nella manica. lo voglio come separatista. Dai, una nave che spara dietro la voglio piccina. No, avete dei fair spray. Danilo, Kalani mi avete spiegato che ha aiutato il doppio utilizzo. Io l'ho spiegato? No. Ah no, Kalani sì, è vi vero, avete sì, spiegato. l'aveva giusto. L'era la FAC, lo disse Pucci. Ok. Ero rimasto indietro di una fa. Chiedo scusa.
cosa che rema contro un pochino ovviamente all'utilità della carta. Peccato. Si perde un po' di potenza, però col costo che ha ci sta. Ah beh, sì sì, assolutamente. Invece Zem 2 SK, si è visto bene. Zem gira, sì. Blair aveva letto bene. Vediamo Wedge come vuole rimettersi. Zem fa un occhio. Occhio per Zem. Giriamo le ali per Wedge. 3 morbida. Può bustare volendo. Se ne va. E si porta via dalle bombe. E via da ogni pensiero. Tac tac. Boh, che bella l'animazione. Boom. Ma bombe innocue in questo caso. Queste qua dobbiamo ringraziare sempre Paolo per avercele fatte avere e messe nella mod. Sempre si è lodato Paolo. Sto progettando un po' di cose per il futuro con Paolo o per il canale, verranno fuori cose veramente carine. Ma Luke, tu non li fossi. Sull'HMP giallo, spara di torretta con i suoi 2 dadi, aggiungendo un dado per la distanza, sono 3. Wedge non ha sparato, Zam non ha sparato e... Luke siamo spara. Passati a Ian Ors. Ian Ors che zitto zitto ha una iniziativa di 5 che non è brutta. 3 critici così. Sono 3 critici. Io... li butto lì, poi tu cosa vuoi farne? Capuzza. Il giallo perde i 2 scudi e aggiunge una carta critica che ovviamente è tipo quella che finisce con array, non mi ricordo le altre parole. Array. No, no. To. E quindi sono 24 punti per tra Alessio. Adesso è il turno di Braylen che spara a Zem proponendo 2 colpiti. 2 colpiti e 2 colpiti. Perché ricordiamo che Braylen può spendere per, quando è stato può rirollare fino a 2 dadi. Ma spendendo il focus Zem schiva. Yes. Andiamo di HMP. Quelli rispondono fortissimi. Il rosso va a distanza 2. E sono spara forte. Jan Ors ci crede non troppo. Spende 2 danni. Perde l'ultimo scudo e prende una critico. Carta sotto lo scudo. Questa non riesco a leggerla. No, ci sono le manine sopra. Basta manine. Andate via, manine. Adesso ci studio un attimo. Quindi, tac, tac. Potrebbe essere qualcosa pilot, ma sono troppe cose pilot. Sai che credo che sia console fire? Da come potrebbe? Proviamo. Oh. Vediamo se la giocata ci darà ragione. Un altro pilot. Credo. Togli un dado da top. Benissimo, quindi 30 punti per Danilo che ribalta la situazione, ma c'è ancora AP5 che deve sparare e ha davanti un Genosian con 4 vite. AP5 tira 3 dadi con tranquillità sul giallo. Non ha modificatori, oserei dire. Non puoi modificare. Ed è un... non vedo. 2 dentro. Propone 2 che diventano 2 colpiti. 2 colpiti. Rimane con 2 vite il povero Genosian giallo. Povero robottone.
robottone droidone. Quindi, prossimo turno de fuego. Vediamo, vediamo. Tu, se non erro, non ho ancora visto giocare i Discord da Danilo nelle partite, se non Mi ricordo male. sembra proprio di no. No, di non averli mai visti usare. Una carta a te, karma. Sì, li adoro. E sto vedendo che faccio una fatica porca su Discord, su TTS a giocarli. Non ho ancora le misure. In real te li tiro occhi chiusi. Sul campo di TTS devo veramente giocare veramente tanto per riuscire a riprendere la maestria nel lanciare Discord. Che poi alla fine È una sta. carta un po' infame da prevedere. Sì. Quindi ci sta. Ah, vero, ne ho lanciato solo uno contro Mace. Contro? Mace, ma c'è Windu. Vero, 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 vero. Vero, 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 vero. Tu, 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 tu. Vero, vero, vero. Tu, 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 tu. Comunque, vedo il discorso del hai solo un calcolo e se lo usi non ce l'hai più. È sempre così in questo caso, è sempre un po' un dispiacere lanciare il Discord. Beh, devi cercare di ottimizzare al meglio Eh il sì. risultato di No, quel io solitamente calcolo. giocandoli con o Kraken o comunque DFS e tutto il resto, lancio il Discord, ma non sono così sguarnito alla fine dei conti. Beh, sì, nelle liste che proponevi tu eri blindato. Il più possibile, sì. Tipo, ah, quella nave non ha modificatori. No, quella del vicino. Cazzo. Ah, poi posso passare anche il calcolo dall'altro, poi sai quell'altro, che cavolo, rotto la mucca. Ah, che schifo! Beh, mi sento sporco. Attani Mind Link Intensifies. Più o meno. Più o meno. Sulla falsa riga. Bene, signori, odiavano Attani Mind Link. Cos'è che possono odiare di più? E qua. Direi che è tutto pronto, perché ho visto la carta di Zem qui. Sì. Siamo già all'assistant phase. C'è un coordinate da parte di AP5 che fa riparare una carta a Jan, a Gianni E via. Orso. Gianni l'Orso. Tocca agli HMP. Vanno veloci. Uno va veloce almeno. Dritto per dritto. Ricordiamo adesso lui le dritte che sono di una mano più facile. Anche l'altro va dritto, molto semplice. B5 può sparargli dal sedere. Bene, oltretutto. Braylon, occhio stress barrel. Così, perché no? Se puoi farlo, perché non farlo? Sul lato verso il basso per evitare più fuoco, no, sull'alto per essere più tranquillo e prenderlo comunque potenzialmente. Nel caso anche farlo bumpare se vogliamo. Oh, yes. Ian Oak va lento. si porta avanti con calma, con pazienza. Vediamo se vuole boostare, perché è boost bianco grazie alla carta messa lì sopra. Così, e busta, in effetti. Busta con la speranza di rimanere vivo, perché ancora una vita e comunque la cane più sparerà finalmente. Spara 180. 180, fratello. 180 molto bello. E fa vampare Zem, ha fatto una bella manovra con col B che gli ha bloccato il movimento.
Ho tutto Zem doveva cosa... essere. Tutto Zem doveva scaricare le bombe, non l'ha fatto. Puan, puan, puan. Picco misplay, anzi mistrigger. Non ci dà la possibilità di vedere la carta, grazie. No. No, e c'è la violenza, perché adesso Wedge sparerà sul povero Genosian giallo. Violenza. E gliene propone un colpito e un critico che non vengono difesi. Causa un critico e causa l'abilità di Wedge. E quindi giallo muore. Regalando un totale di 48 punti a D'Alessio. Molto bene, tra virgolette. Non sì. Tanto per Danilo, ma molto bene. No, sì, per Scrafone. E tocca a Janors, torretta, due dadi contro uno. Un colpito. Ma gli HMP, ma boh, perché difenderci? Abbiamo gli scudi. E uno scudo. E via. Zam per un altro turno non riesce a sparare, cosa che pesa un po' sull'economia della partita. Quando la tua nave da... Scarfo, questa mossa del barrel col biesto è stata una bella mossa. Quando la tua nave da 97 punti non può sparare è un po' doloroso. E non può fare quello che dovrebbe fare, soprattutto a prescindere. HMP decide su chi sparare, ha un wedge a 3, ha un AP5 a 1 e ha un Oak a 1, ma credo spari su wedge e nulla di fatto. No, chiunque, no, sì, wedge. O wedge o l'Oak, la sparata l'Oak, credo. Credo l'Oak, dai dadi di difesa. John Ors dà un dado in più a AP5, quindi tira 4 dadi da dietro. Io sono un amante di AP5. Va che bella strategia, sinergia che hanno quei due. C'è amore. La cappa di Sticciolle. Che violenza, che violenza. Faglieli tutti dentro. Tanto sta esultando. Difende con un occhio, ma niente. Grande sportivo. Grande sportività di Scarfo a segnalare il tiro di mano. Non vedo critico. Sono due critici. Ah, sì. Scarfo 75, Danilo a 30. Tanto continua a infierire sul cadavere mostrando i colpiti. Tranquillo Danilo, possiamo risalire a dove abita se vuoi andare a fargli visita. Nessun problema Danilo. Ah no, vedi, c'era il calcolo, quindi c'era un critico in meno. E Fabrizio intanto ci dice, oh, poi Scarf dice che io ho le mani calde. Sì. Eh sì. Fabrizio, dici dove abita Alessio che dobbiamo vendicarci. No, scherzo. Mancano 5 minuti abbondanti. Sì. Alessio Scarfone 75 punti, Danilo Bordoni 30. Se continua a fare giochetti su Zam è un po' disastroso. Comunque Wedge volendo può farlo. E Aloka ha un punto vita, quindi può morire. Ha AP5 che spara come Dio comanda, cioè sembra, non so, sembra uscito da un tipo la testa del Gundam, una roba del genere. È indemoniato, AP5. È brutto. Sono curioso di vedere le manovre di Scarfo. Cioè, sono curioso che idea di gioco ha Scarfone. Non vedo come sono messe le ali di Danilo, sinceramente, per vedere un attimo l'HMP cosa può fare in questo turno, cosa vuol fare l'effettivo. Beh, scusa, si è detto che fanno alternate, prima è andato dritto, quindi ora sarebbe il turno di drift. Potenzialmente può swishare. La B, a parte che non mi ricordo il dial. Lo mostro subito. Non so. Tu chiedi e ti sarà dato. Hashtag esci il dial.
Dai, dovrebbe essere uscito. È uscito, te lo confermo. Fare queste varie manovre potenziali. Se volete mostro anche Luke per vedere come Stressato. vuole fuggire. Fuggi, Vediamo piccolo anche Oakland in Luke iperspazio. stressato. OP5 Non ha come se mai delle nella vita. Ricordiamo che può tornare indietro OP5 con la meno 1. brutte. Che cosa bella. Che sexy, eh? Basta, direi che è proprio. Vai, vai, ti faccio vedere anche Genosian perché oggi sono di manica larga. Wow. Un pochino così questo dial, però. Giustamente. Tanta scelta per un turno, dico abbastanza importante perché ripeto che è possibile che Luke possa morire perché ha ancora una vita all'effettivo. Se l'HMP vuole cercarselo, abbiamo una P5 full ma cattivo come l'aglio. E l'unica nave che ha subito danni è stato Luke per Scrafone. Dall'altra parte, invece, Danilo ha l'HMP rosso con 4 vite e un critico che non riusciamo a vedere. E Zem che ha perso uno scudo. Esatto. Il punto è che il problema per Danilo è che Janors comunque al momento, se distrutto, gli darebbe 29 punti, e cosa che comunque c'è un punteggio ancora lontano dalla vittoria, al Sì. momento, ovviamente. Sì. Non c'è quel divario Dato importante, ti posso dire ok, la partita finirà in questo modo. che... Sì. E anche perché adesso appunto ha già in saccoccia 75 punti. È vero. Vediamo un attimo. Sì, effettivamente se per varie combinazioni o cose varie, se fosse stata una partita con dei movimenti diversi, se Zem avesse potuto sparare in questi ultimi due turni, Poteva cambiare il gioco. forse avremmo un punteggio molto differente. Poteva cambiare il gioco. Perché comunque sarebbe stato un faccia a faccia con Wedge, che per carità è sempre pericoloso. Vediamo dove ci porta questo ultimo turno, forse. Direi che siamo nell'assistant phase, perché ho visto la carta di Zem posizionata a lato. Sgancia le bombe. Sì, lancio. E via. AP5 si muove dritto, coordina Luke. Da manuale. L'HMP invece rincorre, rincorre, perché si mette in coda Yan. Via, Cosa? via la fuga dell'EPI con l'HMP che segue. Blender fa spazio. Wedge, vediamo cosa vuole fare. Può cercare anche un bump tattico per non subire danno, obiettivamente. Molto vero. Vediamo l'azione di Zem. Ha lanciato in precedenza la condizione da mettere, prenderà un target su Brennen, il quale essendo stressato può rirollare due dadi. Oggi invece si porta avanti, dice bello il tuo
HMP, mo sono cazzi tuoi. Tanto difende 1, ah no scusa, difende 0. Povero HMP bullizzato. Scusa, non ho visto, Loke ha già boostato? Sì, sì. Loke... Sì. No, Wedge non vede. No, vede. Sospetto di no. Sospetto di sì. E aggiunge il dado da John Ors. Quindi tira ben 4 pizze. Con occhio. Contro Loke che non difende nulla. Quindi fa, se usa l'occhio fa 2 colpiti in critico. Se no fa solo un colpito in critico. Usa l'occhio, ci prova. Anche se prende il botte da zanno, non ne frega una sega. Sceglie la violenza. Tutti i danni sono critici. Gabriele c'è lo scafo. Ok. Non li vediamo ovviamente, qua c'è un giro di carte, non vediamo. C'è un doppio danno se non erro. Sì. E credo che ci abbandoni qui. Perché vengono girate addirittura 6 carte danno. Ci sarà quello che triggera se ci sono carte danno, quello che ha fatto più danno, un sacco di danni. Genosia Rosso ci saluta, la scelta di Wedge nel buttarsi così su è stata pagato. Ha pagato nel senso che Jan Ors non viene ucciso. E porta il punteggio a 101 per Alessio. Ma adesso c'è Zem. Come la carichi? Tanto Mirko è dentro la sala del vento. No, perché? 4 dentro, evade 2. 2 danni sul B. AP5 prova, ma nulla. Gira la condizione di Zem, quella ricarica. No, scarica e spara. Perché no, non può sparare, non è un arco di fuoco. No. Direi che non potrebbe farlo. C'è un attimo di incertezza, ma vedo girate delle carte danno per Wedge. Wedge che addirittura ci ha lasciato. Ti leggo. At vendor on engagement phase, if this card is face down and you are in an enemy fire arc, you may reveal this card to Zem e puoi recuperare 2. Enemy fire arc, you may reveal, spendere 2 fa attacco, e non, nessuno lo guardava, quindi non poteva fare questo attacco. Misplay. Quindi se ricordiamo che Zem può risparare, può sparare se nessuno gli ha sparato, solo nel caso lui è dentro l'arco di fuoco di una nave. E nessuna nave di Scarfoni in questo caso aveva Zem nell'arco di fuoco. Quindi questo è un misplay. Quindi fondamentalmente non ci avrebbe lasciato Wedge. Non ci avrebbe lasciato Wedge, sì. Sarebbe ancora in gioco ora. VAR. Noi diamo abbastanza libertà ai giocatori. Vanno avanti col tempo, vanno avanti per un altro turno. Lo stesso. Quindi ancora un turno in più. E, comunque il torneo è abbastanza easy e friendly, quindi nel senso non è uguale. Però ricordatevi ragazzi le regole, nel senso, soprattutto quando non sapete una carta dell'avversario, controllatela sempre. Per chi sta giocando e ci sta seguendo. Fate i bravi.
Anche perché se fosse no, l'ultimo turno, allora potevi rivedere i punteggi e dire ok, allora in questo caso qua non gli dai i punti di Wedge, ma in questo caso in cui si fa un turno successivo, Wedge ha fatto veramente la differenza. Quindi assolutamente. Non puoi, sì. Non puoi toccare i punti. E adesso è Zem contro tutti. E tutti sono Braylen, Happy Five e Ian Ors con una sola vita. Happy Five e Ian sono partiti per un viaggio nell'orlo esterno. Ma viaggio splendido. Esatto, mano nella mano. La B si sistema per cercare un fuoco su Zem. Nube, nube, nube. E quindi vediamo cosa nube, vediamo. Nube, nube, nube. Tu. Quindi Zem su AP. AP 3 perché siamo a 3. Zem 3 perché... Perché 3? Poteva essere 4, ma no. Ma grazie al potere di Duco trasforma un... Sì, enuncia un critico, viene fuori, rirolla grazie a Lone Wolf, quindi prende 2 danni su AP, quindi toglie uno scudo e gli fa un danno in più, che è un critico. Un critico... E dovrebbe essere tiri un dado di meno d'attacco. Non cambia. Vabbè, Danilo tranquillo, fa che era convinto di poterlo fare, nessun problema. Questo va, ricordatelo, perché anche io le prime volte Zem l'ho un po' barato. E bisogna un attimo leggerlo più volte. Ricordi sempre che se per sparare in un modo o in un altro devi vedere l'avversario. Nel primo, se ti spara, gli rispondi, quindi devi vederlo. Nel secondo, se non ti ha sparato nessuno, devi comunque vedere un pezzo. Un pezzo devi comunque vederti per poter sparare. Nel frattempo, la labitta era 3 colpiti di mano. Zem Wessel. Zem Wessel. Ha difeso. E quindi forse c'è l'ultimo tiro di AP5. Ma tu che cattivissimo AP5! Sì. È l'eroe che tutti vorremmo. Scarfo ci tiene a segnalare ogni singolo tiro sopra la media di mano, giustamente. Ma direi che finisce qui la partita. Finisce qui. 101-86. Per Alessio, vittoria della compagine ribelle. A discapito dei separatisti. E finisce qui la nostra avventura pomeridiana. La nostra piccola maratona pomeridiana. Vi salutiamo, vi ricordiamo che domani dalle 5 saremo di nuovo live. 5 alle 7, 5 alle 8, adesso vedremo un attimo. Sabato siamo di nuovo live nel pomeriggio. Domenica avremo la live con il torneo di Starfighter Italia, in cui parteciperò e Mirko farà da commentatore insieme ad altri suoi ospiti. In esatto, più, per chi il volesse, salotto di X-Wing. Il salotto di X-Wing. Per chi volesse, abbiamo la competizione in corso, la quale è chiunque volesse può girare un video con se stesso, in quanto che si possa vedere la sua faccia, in quanto non usare canzoni che abbiano una copyright. Per poter fare la pubblicità di fazione, dovrà fare un video il quale convinca i giocatori a giocare la propria fazione. A marzo verranno messi online sulla nostra pagina, sul nostro canale YouTube, una playlist specifica. Il video che fa più like da marzo ad aprile, tutto marzo, il 1 aprile verrà decretato il vincitore vincerà il pagamento del biglietto del primo nazionale italiano in fisico, e non su TTS. Durante queste settimane qua mostreremo questi sketch, questi piccoli momenti che andate a girare tra una parete e l'altra. Quindi dopo detto tutto questo, ringrazio Mirko per essere stato qua con me. Grazie a te, Mattia, e vi saluto, buona serata ragazzi, state liberi, alla prossima, ciao.